perché noi siamo arrivati fin qua dalle caverne con la centralizzazione. Cioè, abbiamo sempre affidato a delle autorità esterne la sicurezza, la fiducia, il controllo, eccetera, eccetera. Quindi la difficoltà di stasera sarà quella di immaginare un mondo dove non c'è un centro. Poi qui a Roma ancora peggio, perché siete al centro e penso che sia un salto psicologico praticamente impossibile, se a spiegarlo. Si arriverà a capirlo solo sperimentandolo negli anni futuri. Oggi parliamo di un portale alternativo all'EOTA, però in realtà stiamo parlando di organizzazioni sociali completamente rivoluzionate, potenziali, cose che potrà succedere tra 10 anni, 50 anni, non lo sappiamo, però stiamo già guardando qualcosa di completamente nuovo, tutto basato su software. Tanto oggi la nostra vita si basa sul software, anche se più bravo è il software, meno ce ne accorgiamo. Allora, stasera siamo in diretta, stiamo registrando e se volete fare foto, video, quello che volete, fate pure, non ci sono restrizioni, ok? Allora, devo cominciare con un po' di storia, cioè su come siamo arrivati qua, un po' la mia storia nel settore, perché devo mettere giù un po' di credibilità, altrimenti salta un po' tutto perché vi vado a raccontare delle cose molto molto strane. Ok, farò più veloce che a Firenze perché a Firenze mi sono un po' dilungato, come diceva Antonio, come ha visto Antonio. Però poi mi hanno detto è importante che la faccia questa parte perché sennò veramente uscite di qua pensando che stia dicendo baggianate. Allora, io non ho studiato, ho fatto un po' di università, pochi mesi, in realtà ho semplicemente lavorato in giro per l'Europa, ho imparato le lingue. Questo per mia indole, perché sono un viaggiatore di mio e quindi sono proprio del settore dei viaggi partendo da viaggiatore. Poi ho fatto un po' di area manager, commerciale estero, quindi un paio d'anni di lavoro serio. L'unico lavoro serio nella mia vita è stato quello, 2 anni di commerciale estero con grande gioia dei miei genitori, poi molto presto sopita e spenta perché sono andato a viaggiare in Australia e in Asia. In quell'anno di viaggio ho creato un sito internet grazie al fatto che avevo un blog e ho imparato a creare siti internet per tenere questo blog in piedi e avevo imparato il linguaggio HTML, diciamo, cosa che mi ha permesso di creare appunto un sito quando c'erano pochi e di conseguenza avere tante persone che mi leggevano. In più avevo comprato quella macchina fotografica digitale al prezzo di quasi 2 milioni di lire e aveva dentro un floppy disk che faceva le foto grandi, non lo so, 15K. Era però un modo per essere, da un punto di vista tecnologico, avanti rispetto agli altri. Questo mi ha dato la possibilità, a parte il blog, di quando sono tornato a casa, pronto teoricamente a tornare a lavorare, di decidere di provare qualcosa di nuovo. Io dopo un anno in viaggio mi sono detto devo provare qualsiasi cosa pur di non tornare a trovare un ufficio, insomma, perché avevo intravisto una possibilità. Era il 2000, stava apparendo, era già insomma, abbastanza consolidata una tecnologia nuova che era internet. E questo è interessante perché oggi siamo di fronte a qualcosa di altrettanto grande se non di più. Cioè, questa famosa blockchain che cominciate a sentire in giro è qualcosa di forse più grande di internet, a livello di quanto andrà a rivoluzionare le nostre vite. E quindi creo questo sito e poi nel 2001, qualche mese dopo essere tornato, mi viene in mente l'idea di andare a Praga, dove mi ricordavo che scendendo dal treno venivano sempre delle signore con delle fotografie in mano, per vendermi l'appartamento, per affittare l'appartamento. Erano un po' la preistoria di voi. Quando eravamo nelle caverne si andava nelle stazioni, poi sono arrivati i siti e abbiamo smesso di andare nelle stazioni. In Brescia lo fanno la Lo nave. fanno ancora in giro, sì, alle navi, sì, poi da qualche parte si fa, ma insomma adesso lo standard è prenotazione online. Quindi propongo a queste signore, mi spaccio per l'agenzia di viaggi con un biglietto da visita finto. E dico sono un'agenzia di viaggi, vogliamo mettervi online, mi servono delle foto, mi servono i prezzi, vengo io, faccio tutto io. 6 appartamenti, tre signore accettano, metto online 6 appartamenti e
e nel giro di pochissimo tempo il mio sito diventa primo in Google perché non c'era nulla al momento e comincio a avere le mie prime prenotazioni. Prenotazioni, non sto a dirvi, gestite via SMS con i proprietari perché neanche non avevano l'email, clienti che non pagavano nulla in anticipo perché non esisteva PayPal, eccetera, eccetera. Però la cosa funziona. Quando hai un modello che funziona e nessun altro utilizza, va bene anche la non usabilità, diciamo, la gente si adatta. Il primo americano che fece la prenotazione per Pasqua era o prenotava in agenzia o in albergo, o veniva a Praga, trovava in loco, o prenotava tramite me. Quindi vedo che la cosa funziona, insomma la faccio un po' breve, non è che ho messo in piedi questa cosa, sono diventato indipendente, ho dovuto lavorare in giro alle reception per altri 2 anni durante l'estate, però di base mi allargo ad altre città, Budapest, Cracovia, poi fino ai paesi baltici, e quando riesco a ottenere abbastanza soldini per viaggiare, ma parliamo di 30.000 euro di fatturato all'anno, non cose particolari, mollo completamente questi siti, li affido a mio fratello e vado, prendo un biglietto del giro del mondo per un anno viaggio. Per farvi capire un po', la motivazione di questo business era quella che oggi si chiama lifestyle business, cioè ti crei qualcosa online e poi vivi come vuoi te. Durante il giro del mondo poi mi becca Radio DJ e comincia a chiamarmi, ho un attimo di fama e lì c'è il top della mia vita e poi da lì in poi è tutta discesa. Fino ad oggi qui spero di far ripartire tutto. No, sto scherzando un po'. Però, diciamo lì in poco tempo ero arrivato a quello che volevo, ero completamente indipendente, viaggiavo 11 mesi all'anno, ero sempre in giro con lo zaino, mi chiama DJ, insomma meglio di così, e poi da lì invece comincia a calare. Nel 2005, ancora durante quel viaggio, in realtà mi rendo conto che come sto gestendo i portali, i siti, non posso dire portali, era molto scomodo, infatti avevo delle ragazze nei paesi dell'est che rispondevano alle richieste dei clienti, scrivevano ai proprietari per chiedere se era libero, il proprietario rispondeva, facevano l'offerta al cliente, il cliente faceva la domanda se i cuscini sono morbidi, sono duri, la facevano al proprietario, insomma 30 email dopo avevi la prenotazione che generava 12 euro di commissioni. E ero in Cina butto giù un piccolo progetto, dico ci vorrebbe un sito dove il cliente può scrivere al proprietario, il proprietario risponde, saltiamo personale, però bloccando le mail e i telefoni perché sennò mi saltano e non c'è commissione. E lì concepisco questa, diciamo, funzionalità che poi trovate in Airbnb, che è la messaggistica interna. Quando Airbnb la fece fu il secondo, cioè io l'avevo già da qualche anno, e lì mi resi conto che Airbnb era il primo, siamo già nel 2009, il primo portale che veramente la vede in maniera guarda avanti. Questo portale, bene o male, permette ai proprietari di caricare le foto, caricare i prezzi, gestire tutto in maniera autonoma e cresce da solo, c'è un grande influsso di proprietari e io gestisco, diciamo, faccio moderazione, però cresce da solo. La cosa cresce talmente tanto che comincio a dirmi ho anche dei soldi da reinvestire per il software e comincio a pensare un nuovo portale fatto bene, perché era fatto malissimo, l'aveva fatto il cinese a 1200 euro, poi un indiano che faceva delle cose terribili, poi mi sono messo a programmare io che non so programmare, se un programmatore guarda quel codice mi picchia perché dice non si fanno queste cose, però funzionava come una bicicletta così sgangherata che va. Decido di farlo bene, mi trovo dei programmatori in Siberia, a caso, perché poi li cerchi online, cerchi quelli di rapporto qualità-prezzo buono, finisco, vado in Siberia lì un mese per seguirli e arriva la crisi del 2008, la crisi dei subprime, dei CDO, quella che si è finanziaria lì, che colpisce un po' tutti e colpisce tutto il settore turistico, riducendo i fatturati di un po' di tutti del 30-50%. Io perdo il 30%. Quindi ho una crescita, diciamo, del mercato che mi permette di perdere solo il 30%, però mi viene a mancare quel capitale, diciamo, per continuare lo sviluppo. Al che decido di, coinvolgere anche altre persone. Nel frattempo avevo provato a ingrandirmi in altre città, ma non ci riuscivo perché ormai non era più una novità. Vado a dire a tutte le persone che mi seguivano nei miei viaggi, che da anni mi domandavano ma come fai a viaggiare,
lavorare allo stesso tempo, io non lo dicevo mai, perché non volevo che i clienti, perché poi in internet quando dici le cose si spargono, non volevo che chi cercasse online appartamento hosting, sito di appartamenti, scoprisse che dietro c'era uno in ciabatte a Bangkok che mangiava i noodle, perdevo credibilità, e allora tenevo le cose separate. Lì invece dico, ragazzi, io faccio questo, sto creando un software che vi permetterà di creare un sito vostro in ogni città d'Italia. Quindi qualcuno da Milano, qualcuno da Roma, qualcuno da Firenze mi dà 1.000 euro a te, mi dà 1.000 euro a testa, io questo software sviluppo, questi soldi sviluppo il software per permettere loro di fare il loro, quello che si chiamerebbe oggi l'Airbnb locale. Okay? L'idea è buona, raccogliamo 5.000 appartamenti, ma quando andiamo sul mercato, che vuol dire andiamo in Google, il modello era fai un sito fatto bene, mettici molto contenuto, fai la SEO, cioè rendilo fatto bene in modo che vada in alto, non c'era più SEO, cioè era tutta la visibilità di Google era comprata da Airbnb e da Booking. Prima Airbnb e poi Booking, Booking ci è arrivato un po' dopo. E parliamo di investimenti di 300.000 dollari al giorno a quei tempi là di Airbnb. E quindi numeri ormai assolutamente impensabili per noi. E zero spazio di visibilità, non c'era verso. Quindi la maggior parte di questi ragazzi alla fine chiudono, non prendono, hanno appartamenti, hanno il sito, ma non arrivano prenotazioni. Qualcuno funziona perché magari non era arrivato ancora Airbnb in quelle zone o Booking, alcuni sono ancora in piedi, però la maggior parte, diciamo, il progetto generale è fallito. Con molti, diciamo, c'è una colpa dell'ecosistema. E ci sono varie colpe mie perché non ho saputo cogliere il momento, avrei dovuto cercare finanziamenti, probabilmente avrei dovuto pensare a più grande. È che io ero partito da 1.200 euro del cinese ed ero arrivato ai 40-50 mila euro del software, per me eravamo già a livelli altissimi di investimenti. Non me ne ero reso conto di un Airbnb che stava cominciando a investire i 100.000, i milioni, i 100 milioni. Talmente grande che ho questa metafora dello tsunami, cioè noi eravamo in un ecosistema dove non arriva il concorrente, ti arriva da sotto, cioè ti alza da sotto, neanche lo vedi. E quando tu sei in barca dello tsunami, fuori, al largo, quasi non lo senti, ti alzi un po'. E quando sei in spiaggia che ti fa male. E quindi dopo un po' le commissioni che guadagnavano questi clienti che andavano in Est Europa, perché in Italia non l'avevo mai fatto, diminuiscono, diminuiscono, diminuiscono finché comincio a vedere la fine del mondo, quindi dover tornare a lavorare, trovare alternative, eccetera. Un proprietario di Tallinn mi dice, mi chiama, mi dice: ma come mai non mandi prenotazioni? E io gli dico: ma non mi dire che sei solo in Adormo, sarai anche in altri siti. Fa: no, io non, questo tra l'altro vive in Belgio, quindi ha un altro lavoro. Fa: io mi affidavo a te da anni che mi riempi questi tre appartamenti a Tallinn. No, non ho altri siti, perché gli dico, fai te, caricati in Airbnb, caricati in Booking, e fa, no, non c'ho tempo, fammelo te. Glielo faccio, arrivo alle prenotazioni, guadagno il 15%, che a quei tempi, cioè, era un'ottima commissione, oggi è improponibile, e vedo che c'è un modello nuovo, che è quello di fare distribuzione. Okay? E con questo modello decidiamo, propongo a due di questi ragazzi che erano entrati, tra l'altro uno di Roma, che adesso vive a Sydney, e uno di Ravenna, dico: ragazzi, facciamo una startup, perché gli anni 2008, 2009, diciamo 2012, 2013 erano gli anni delle startup, nei quali tu i fondi li raccoglievi in quel modo là, entrando in un acceleratore, e dicono: va bene, cerchiamo questi finanziamenti, anche lì si va online, dove li trovi, li trovi, li troviamo in Bulgaria, ci sono anche in Italia, ma in Italia ti davano 20-30 mila euro, poi dovevi, la finiva lì, insomma, invece questi ci davano 100 mila euro. Ci spostiamo in Bulgaria, apriamo la ditta lì, prendiamo dei dipendenti lì, il sistema della distribuzione funziona, ci specializziamo nella gestione portale, diventiamo bravi con Airbnb, Booking, eccetera. Cioè, distribuzione si intende, voi guadagnavate a percentuale per ogni prenotazione Sì, tu hai gli che appartamenti, te li carico io in Airbnb e Booking o quello che è, tu non ci pensi più finché non arriva il cliente. gestione informatica, Sì. praticamente. Un servizio, quindi tra l'altro poco scalabile, ce ne siamo resi conto dopo. Non materiale da startup, in realtà. Parallelamente, nel 2013 sono in Bulgaria, questo è prima addirittura di andare in Bulgaria con la ditta. Compro qualcosina di Bitcoin e quindi entro in questo mondo,
che mi interessava da molto ma non capivo nulla, e decido di metterci 100 euro prima, 200 euro dopo, eccetera, per capirli, e lì finalmente li capisco. Li prendo al top, tipo a 800 euro, e poi crollano 200, restano lì un anno, praticamente me ne dimentico, perché nel Bitcoin quando sale siamo tutti contenti, quando scende ce lo mettiamo da parte. Me ne dimentico, ma lo metto in adormo, permetto il pagamento in Bitcoin. E la cosa rimane un po' lì fino all'anno scorso. Il modello distribuzione comincia a soffrire, perché Airbnb diventa sempre più facile da utilizzare anche, e tanti host dicono: vabbè, perché sto a pagare il 15% questi qua, me lo faccio io con l'app, ok, sto solo in Airbnb, perché era ancora l'epoca che Airbnb bastava, e comincio a soffrire su questo modello. Proviamo altri modelli, che uno è il property management, che suppongo qualcuno di voi qua faccia, cioè gestione completa però remota, con un team, se non sto a spiegarvi, ma insomma una cosa un po' diversa, ma siamo sempre lì, ti gestiamo l'appartamento. Questo permette l'acquisizione di clienti, quindi host, in maniera più facile, perché il problema che ti risolviamo è più completo, però anche lì dopo un po' mi rendo conto che i margini sono sempre più ridotti, cioè se prima prendevamo il 15 a fare solo distribuzione, poi il 15 a fare property management, 15 vuol dire però quello che restano più le spese da parte, insomma, cominciano a dirci: ti voglio pagare il 10 per la gestione completa, che da un punto di vista gestionale, se lo fai in numeri piccoli come noi, non ha senso, ti devi allargare, ottimizzare, eccetera, ma non ci interessa, il property management lo fanno già tanti e non abbiamo voglia di farlo anche noi. Noi cerchiamo sempre qualcosa di veramente nuovo, che sia veramente interessante, ecco. L'anno scorso comincio anche Host Training, che è un sito di formazione, quindi webinar, libri, video, eccetera, e poi facciamo anche outsourcing, ci contatta specificamente un'agenzia che ci dà 100 appartamenti, gestiamo il loro channel manager, fa tutto il team, e questo è un modello bellissimo per noi, perché io principalmente non sono coinvolto, fa tutto il team, e quindi questo è un bel modello che volevamo spingere. Però poi viene fuori, ritorna il Bitcoin e stravolge tutto. Questo succede a giugno 2017. Il mio sysadmin, cioè quello che gestisce il server, comincia a parlarmi delle DAO. E in realtà succede qualcosa prima: il prezzo del Bitcoin riparte inizio anno e poi comincia a crescere velocemente già da aprile-maggio. Ne compro ancora. Comincio a reinteressarmi alla tecnologia del Bitcoin e poi scopro appunto che esistono le DAO, cioè esiste la possibilità di creare delle organizzazioni decentralizzate, cioè dei siti, delle app dove non c'è veramente qualcuno che può controllare, il controllo è diffuso nel network. E qui non preoccupatevi se non capite, perché non si può capire da queste parole qua, ci arriviamo un po' dopo. Però mi dà subito l'illuminazione, dico: facciamo l'Airbnb decentralizzato. Okay? La caratteristica principale di questo tipo di portali e siti in generale è che non hanno bisogno di estrarre il profitto, quindi di ripagare gli investitori prendendo tutto il profitto possibile dall'ecosistema e portarlo fuori, lo lasciano dentro perché stanno in piedi da soli in un certo senso, ok? Quindi mi prende questa idea, non mi molla più, abbandono un po' tutto il resto e scrivo il white paper, cioè questo file in PDF dove spiego l'idea, ma concepisco anche l'idea su come possiamo fare un'alternativa alle OTA che sia nostra, decentralizzata. Lancio il sito di Trips, Adamo Trips, un semplice sito dove si spiega, non è un sito dove prenoti, e decido poi a settembre, quando vado da Antonio Bortolotti, che qua dietro a voi, che ha il Bike Summit, il Vacation Rental World Summit, un summit in inglese del mondo del vacation rental, dove ci sono tutti i più importanti, diciamo, operatori del settore, e decido di parlarne con qualcuno di loro, e vedo che c'è una risposta veramente ottima, perché colgono subito l'opportunità. Tra l'altro sul palco ci sono un paio di persone che già accennano alla blockchain, e quindi mi convinco che questa cosa può avere un senso. Tra l'altro scopro lì che c'è già un altro progetto simile che sta andando avanti, okay? Che in questo caso si chiama Winding Tree,
sono dei nomi che vi dico perché torneranno, okay? Diventeranno importanti, un po' come se vi dicessi nel 2010-11 c'è Windu, c'è Outstrip, c'è Airbnb, okay? Sono nomi che diventano importanti, alcuni per poco tempo, alcuni poi diventano grossissimi. E poi a dicembre lancio pubblicamente l'idea di Trips, quindi avevo questo sito dietro password, tolgo la password, ne parlo in Facebook e siamo arrivati praticamente ad oggi. Ho cominciato a girare un po' l'Italia per presentare, per conoscerci soprattutto. Ok, siamo qua ad oggi. Avete qualche domanda in questo momento? Beh, ho detto una storia in realtà, però qualcosa da approfondire. Bene, allora io cambio discorso, cioè so già forse di avermi perso adesso, quindi vi devo riprendere, vi dico quali sono le opportunità che avete voi, associazioni, property manager, single host, eccetera, in questo ecosistema che sta nascendo. Sta nascendo e in realtà non esiste, non vi dà nulla oggi, ok? È importante capire questo. Le opportunità a breve, medio e lungo termine sono queste. Uno, commissioni ridotte, cioè appena lanciamo Trips o appena vi lanciano un progetto simile a Trips, voi potete caricare il vostro appartamento, i vostri appartamenti, ricevere le prenotazioni e pagare 0 commissioni, 5% commissioni, poi dipende. Okay? Quindi a breve, intendo dire forse 6 mesi, ma i numeri, i tempi qua sono un po' difficili da valutare, potreste avere delle prenotazioni a 0% o al 5%. Questo già è un punto, diciamo, interessante. Potreste avere maggiori prenotazioni rispetto ai vostri colleghi perché voi avete fatto lo sforzo di interessarvi a qualcosa di ostico e entrare in questi portali all'inizio, un po' come entrare in Airbnb all'inizio, tu buttavi l'appartamento con 2 foto schifose, ti riempivano a prezzi altissimi, ok? Perché entrare in una piattaforma crescente, una piattaforma che sta esplodendo, all'inizio è un po' il trovare l'oro degli anni nostri. Gli anni nostri sono tutti piattaforme nuove che partono piano, crescono esponenzialmente e poi si livellano, e trovare le piattaforme nel momento della nascita è un po' il modo migliore per fare la vita, diciamo, facile, lavorare male però guadagnare bene. Okay? Questo è in Airbnb o qualsiasi altro tipo di attività. È il secolo delle piattaforme, secondo me, è questo. Quindi anche lì, se decidete, se tra 6 mesi salta fuori il primo che funziona e vi caricate, è facile che siate i primi 50 appartamenti di Roma, quando dopo 2 anni ce ne saranno 5.000. È chiaro che c'è un'opportunità limitata ma molto forte, ok? E poi nel lungo termine l'investimento in tempo o denaro in piattaforme come Trips o Trips stessa, che vuol dire aiutare, se parliamo di noi, aiutare noi, che poi siamo noi nel senso allargato, a creare questa cosa mettendoci del tempo, per esempio aiutando a tradurre, aiutando a parlarne, eccetera, eccetera, o denaro in una fase poi di investimento in cambio di token. I token sono, poi ve lo spiego, ma rappresentano un po' la vostra partecipazione al progetto. Questo è più a lungo termine perché cioè, non si farà adesso e comunque prima che possiate eventualmente rivendere questi token passerà del tempo. Queste sono 3 opportunità che potreste cogliere venendo qua. Togliamo subito l'atmosfera da Herbalife, cioè qua si può tranquillamente partecipare e fermarsi alla prima opportunità. Aspettiamo che arrivi il primo portale. Quando arriva, grazie al fatto che sono venuto a ascoltare Luca, capisco quali sono e avete l'opportunità limitata a quello, ok? Se invece poi si crea una fiducia, si fa un lavoro fatto assieme molto buono, potreste anche investire in Trips. Oppure dire, guarda, Trips, Luca, non ce la fa più, non è bravo, investo in un'altra. E ce ne sono altre delle quali vi parlo, ok? Allora, un attimo che bevo, così guardo queste ota cattive, nere. Queste sono le ota, non è... Airbnb con la luce del sole, con i campi di grano, che queste sono le OTA, e tra l'altro ho scoperto recentemente che uno degli ultimi investitori di Airbnb è, se non sbaglio, JP Morgan, comunque una di quelle bestie là, ok? Quindi le OTA sono il capitale americano ormai, senza nessuna eccezione etica, però chi decide nelle OTA non è più il Ceschi della situazione, quelli ormai secondo me sono
purtroppo per loro, in un certo senso, al servizio del capitale. Okay? Decidono i numeri. Ora, le OTA ci hanno permesso, giusto per non parlare male di chi ci ha permesso di entrare in questo mercato, ci hanno permesso di entrare in questo mercato. Okay? Ce l'hanno reso molto facile, in particolare Airbnb, ci hanno presi da altre cose che probabilmente facevamo nella vita e ci hanno portati a diventare gestori di appartamenti o comunque a fare qualcosa nell'ecosistema. Quindi dobbiamo ringraziarle per questo. Okay? Adesso però le cose stanno un po' cambiando. C'è chi comincia a sentirsi un po' incastrato in questa cosa perché i margini sono ridotti. Andiamo quindi ad analizzare la mia visione delle OTA, okay, che non vuole essere imposta, però io la vedo così. Allora, hanno dei costi che è giusto che ce li abbiano. Io come portale nell'est Europa facevo pagare le commissioni, 15 all'inizio, anche 20%, quindi non è che possa star lì tanto a dire che Booking è cattivo perché prende 18, facevo pagare, però hanno dei costi, ok? E oggi secondo me i costi quello che costano per il servizio che ci danno comincia ad essere un po' troppo, perché il software che hanno fatto è talmente automatizzato che la gestione del software loro non ha questi costi. Una gran parte di quello che paghiamo loro è marketing, cioè spendono tantissimo in marketing. Mi parlavi, Antonio, di 5 miliardi di Booking l'anno scorso? 4 miliardi, 4 miliardi e 7, Priceline. Priceline, poi il gruppo Booking, no, Expedia Booking, Agoda e tanti altri. Tanti dei soldi che sarebbe bello tenerci per noi vanno a loro per fare pubblicità, per prendere i clienti che sennò verrebbero da noi. Ok? Questo è un po' la caratteristica delle piattaforme. Sì, le piattaforme sono che spendono poco, diciamo, nell'infrastruttura, sì. E spendono molto, perché la forza delle piattaforme è avere un'offerta alla domanda che continua a rimbalzare. Esatto, cioè, sì. Quello che sta succedendo oggi nel nostro campo è che non rimbalza più. Esatto, sì. Questo vale poi per Amazon, questo vale per Uber, vale poi per tutte le piattaforme. Quindi questi costi cominciano ad essere un po' troppo pesanti per noi. Poi hanno un grande potere, e in particolare il potere che hanno, diciamo, secondo me, il primo peccato originale che hanno messo sul campo è stato quello che ha fatto Airbnb quando ha deciso di mettere gli smart prices. Ce l'hanno venduto come un aiuto per migliorare, eccetera, eccetera. È stata una mossa assolutamente chiara, secondo me, per fare la concorrenza a Booking sulle spalle nostre. È riuscito a farci abbassare i prezzi del 50, 30, poi ogni città ha i suoi numeri, giocando sul fatto che tanti host non hanno idea dei costi di gestione e vanno a vendere sotto costo, e sono riusciti ad attirare clienti, perché la guerra si è spostata dall'accogliere host a raccogliere clienti, a togliere clienti a Booking perché Airbnb costa meno. Okay, questa è un po' anche qua la mia visione, poi non ho dati per confermarla, è una visione che a me fa comodo, per cui sono anche poco oggettivo, però io sono in questa, la vedo così in questo momento. E stiamo andando, quindi, più che le commissioni alte, il fatto commissioni alte associate a abbassamento dei prezzi, dumping dei prezzi, ci danno dei margini sempre più ridotti, e il rischio a lungo termine, ma forse qualcuno ci è già, è lavorare bene, perché devi lavorare bene, non puoi più lavorare a 4 stelle, devi lavorare a 5 stelle, bene, sempre sul pezzo, ci metto la casa, ok? Non posso sbagliare, a volte se sbaglia il cliente è colpa mia, eccetera, eccetera, per arrivare a 1000 euro al mese, adesso dico il numero a caso, però se io devo fare tutto questo lavoro, mettici pure la casa per 1000 euro al mese, era meglio essere dipendente di qualcuno. Purtroppo in Italia ormai non puoi essere dipendente di nessuno, e resto di Airbnb o in Booking, però il futuro, il rischio forte è quello di avere ritorni economici equiparabili a stipendi normali, ma senza le protezioni per le quali, non dico abbiamo combattuto, perché io sono della generazione che ha solo mangiato, però hanno combattuto i nostri nonni o genitori, senza alternative, tra l'altro, perché l'economia sta completamente diventando gestita da piattaforme. Ok? Arriviamo a rimpiangere la Fiat in un certo senso. Era meglio fare, non adesso, forse arriveremo a essere, era meglio essere operai della Fiat che fare gestore di case, perché almeno facevi 8 ore, ferie, eccetera, eccetera.
ci siamo adesso, ci arriviamo tra poco, non lo so, la tendenza però è quella, perché le OTA hanno nel loro DNA questa necessità di estrarre il massimo del profitto possibile, non per cattiveria, per necessità, ok? A difesa di Booking, a difesa di Airbnb, dico che se io fossi Airbnb e volessi dire basta con queste commissioni, diminuiamo, Booking si mangia il mercato, perché la lotta è su quanto riesce a investire poi nell'acquisizione clienti, ok? Quindi è talmente dentro il sistema l'estrazione massima di profitto che non c'è speranza che un giorno vada su il CEO col cuore d'oro e ci salvi. È una lotta tra di loro e noi siamo là, insomma. I coreani dicono quando le balene combattono i gambaretti gli spezzano la schiena. Quindi è un po' quella l'immagine che ho. E sono imbattibili perché loro hanno la tecnologia. Nel mondo di oggi vince la tecnologia. Non c'è altro, perché la tecnologia moltiplica per 10, per 100, per 1000, per 10.000 qualsiasi cosa. Okay? Quando arriva la tecnologia si dice che il software mangerà il mondo, quando arriva il software, chi non c'è il software può solo mettersi a servizio di quel software. Non c'è verso che facciamo un portale come Airbnb, cioè se domani ci dessero 100 miliardi di euro, fate un'alternativa Airbnb, non ce la faremo. Okay? Perché dovrebbero fare lo stesso gioco loro partendo da molto più lontano. Perché Airbnb, perché secondo me Airbnb più di Booking, ha realizzato, ha fatto una esecuzione del progetto di una bravura incredibile. Io ho provato a fare i siti, certo con risorse limitate, però devo veramente ammettere che hanno avuto un'esecuzione incredibile, che la possono fare solo in Silicon Valley, quella cosa lì, per vari motivi di ecosistema che c'è lì. Non esiste che in Italia o in Europa si faccia una cosa del genere. Poi c'è l'ultimo, diciamo, chiodo sulla bara, cosa facciamo? Ottimizziamo il nostro lavoro in modo da avere margini maggiori, ok? Lavoriamo meglio, facciamo il self check-in, eccetera, eccetera. Che è un po' quello che ci viene chiesto da qualche tempo, lavorate meglio se volete avere ottimi risultati, siate super host perché il super host trattiamo bene, eccetera, eccetera. Purtroppo, e anche qui è una mia interpretazione, se noi riusciamo a sgranocchiare 5% in più di margine, se siamo in pochi ce lo teniamo e viviamo bene, ma quando tutti riescono a ottimizzare, per esempio perché il self check-in è l'esempio perfetto, diventa facile da avere perché in tutta Roma ci sono easy point o altre cose, i clienti si aspettano il self check-in per cui è un po' come internet, devi averlo in casa, eccetera, eccetera. Quando tutti sono riusciti a ridurre il lavoro, quindi hanno un margine del 5% in più, ci alzano le commissioni subito, non riescono a non farlo, fa parte del loro DNA ed è, come spiegavo prima, anche inevitabile. Okay? Quindi l'ottimizzazione del lavoro non è, secondo me, una soluzione a lungo termine. Lo è a breve termine, quindi se state facendo delle azioni per migliorare il vostro lavoro per un anno, due, qualche tempo, va benissimo, però a lungo termine no. Aggiungere due chiodi. Certo, ma se ne hai qua. Beh, il primo è la previsione di dove potrà andare l'equilibrio tra domanda e offerta. Insomma, alcuni studi dimostrano che probabilmente la domanda di leisure, la domanda di affitti, non aumenterà nonostante che sia diminuiti i prezzi. Questo è dovuto ad alcuni vincoli inevitabili, cioè nel senso che la gente non ha tutto l'anno da poter spendere. Quello che stanno facendo, cioè quello che sembra che sia, è che i nuovi clienti sono i vecchi clienti che vanno più frequentemente fuori, ma non riusciamo ad attirare, questa è un po' la tesi di Airbnb, che sì, lo vanno la possibilità a tutti, no? Non tutti, perché c'è il viaggio di mezzo, perché c'è la presenza della percentuale minima, non minima, piccola rispetto diciamo alla possibilità. Quindi quello che noi dobbiamo pensare è una situazione di questo genere con le OTA che si fanno a lotta per la concorrenza, quindi è un scenario piuttosto inquietante. Questo è un chiodo. Questo è un chiodo, secondo me sono proprio, sono dimenticato. Non è dopo, è giusto per alleggerire l'atmosfera. Allora, secondo sì, prego. Io penso a che cosa serve, per esempio, su Booking avere più di 10.000 strutture caricate su Roma.
Cioè, in realtà è semplice, cioè, non è mai il cliente che, secondo me, non è mai il cliente finale che sceglie la struttura che gli conviene, ma è il bouquet perfetto che Booking presenta al cliente per, secondo i bookies, secondo i programmi fedeltà, secondo quello che normalmente il cliente compra, loro sanno, secondo il prezzo, le commissioni, gli override e tutto quanto, che poi alla fine con questo bouquet perfetto di strutture il cliente alla fine decide, ma decide, la sua scelta è marginale. È molto marginale, sì. Quindi è molto vincolata, ecco, se non altro. Quindi secondo me anche il fatto che queste piattaforme siano sempre più aperte, è vero che da un lato è molto interessante, anche il risvolto economico è estremamente interessante, ma dall'altra fa sì che questo effetto di livellamento dei prezzi sia inevitabile, perché comunque ti consentono, diciamo, ti fanno galleggiare lì per lì, però poi effettivamente quel revenue che tu ti aspetti da questi canali si assottiglia sempre più, perlomeno questa è la tendenza che si ha qui su Roma, e non si ha solamente sulle case vacanze o sul bed and breakfast o sulle guest house, ma la stessa cosa succede negli alberghi. È vero che noi abbiamo varie problematiche, la nostra è una città che non riesce ad attirare eventi, che non riesce ad avere quell'appeal che altre città, che altre metropoli hanno, però la stessa cosa sta succedendo su altre città che tradizionalmente erano più stabili. Io leggevo l'altro giorno l'ufficio del turismo parigino, Parigi che è una delle città notoriamente intoccabili. Nel 2016 le strutture ricettive e il vacation rental hanno fatturato meno 9% in un solo anno. Quindi evidentemente se incomincia Parigi in questo, immaginate le altre città che sono meno preparate, che hanno meno appeal. Quindi questo anche secondo me è un secondo chiodo, sì, forse ce ne sarà anche un terzo, non lo so. Ma l'algoritmo è sempre più intelligente, siamo ai livelli dell'intelligenza artificiale, cioè l'algoritmo non è che ti dice cosa prenotare, però ti limita molto, ce ne sono 10.000, dice io ti propongo questi 50, che non vuol dire che siano i migliori per te. Esattamente. Vuole sicuramente che tu prenoti perché vuole convertire, non vuole perderti, però se riesce magari per esempio a mandarti dove quello che paga il 25% di commissione, ti manda, forse per te era meglio un altro, quindi fanno l'interesse loro, ma anche lì nessun discorso etico, funzionano così, sono le piattaforme. Dimmi. Volevo sapere dal tuo punto di vista, insomma, che è così ad alto livello, se diciamo il ruolo di Google all'interno di questo carosello, nel senso sta a guardare, è vero che ha una piattaforma pronta per l'hosting, ma se la tiene in casa perché ha talmente tanto ritorno dalle pubblicità di Airbnb e Booking e quindi non inquina questo mercato, e quindi nel momento in cui dovesse disgraziatamente per tutti entrare in questo gioco non ce ne sarà più per nessuno. Allora, cosa fa Google? Non lo so, hai già detto tutto, in realtà ha due interessi: da una parte ha la vita facile, vende pubblicità a Booking, Airbnb e gli altri e prende tanti soldini, d'altra parte forse stanno usando maggiori margini nel farlo direttamente. È anche vero che Google ha una storia di tanti progetti falliti, perché nasce come, diciamo, un sistema dove puoi provare un po' di tutto e di conseguenza molte cose falliscono, ma anche cose che ha fatto in maniera convinta sono andate male. Quando ho provato a fare la concorrenza a Facebook è andata male. Staremo a vedere, non è che abbiamo tanto altro da fare, come va. Chiaro che se Google domani comincia con gli appartamenti turistici, caricate, perché per un po' sarete i primi, poi durerà poco, insomma. Ok, allora qui è dove avrei dovuto mettere una foto più chiara, perché qui è dove si rialzano poi in alto i vostri cuori. Riguardo alla blockchain, che ci salverà.
Allora, innanzitutto, la blockchain non ci salverà a breve, se ci salverà passerà del tempo, ok? Siamo veramente all'inizio. Vi devo spiegare cos'è il Bitcoin. C'entra moltissimo e non c'entra nulla da un certo punto di vista. Non c'entra l'aspetto speculativo, oddio, non c'entra il prezzo. Ecco, voi del Bitcoin probabilmente sentite parlare spesso al telegiornale come di qualcosa che sta salendo molto, cadendo molto. Quanti di voi hanno una qualche criptovaluta in tasca? Ah, boh, benissimo, quindi più che a Firenze. Ok, a Firenze hanno invitato le banche, per cui resistono un po', insomma. Il Bitcoin nasce nel 2009, era da decine di anni che si provavano a fare monete digitali, però nel 2009 finalmente si trova il sistema di farle. Sto veramente sul non tecnico. Proprio in corrispondenza della grande crisi del 2008 e anche come reazione alla gestione centralizzata, governi, banche, della moneta. Okay? Nasce proprio come reazione, come alternativa più equa sulla gestione della moneta. Vi spiego velocemente cos'è il Bitcoin, perché questo vi spiega anche cos'è la blockchain, sulla quale poi noi andiamo a costruire delle alternative, di portare alternativi. Allora, io ho questa metafora, che è molto semplice, che è questa. Allora, c'è un villaggio, un paesino fuori Roma, dove ci sono 100 abitanti e le case, la proprietà delle case è registrata in comune, quindi centralizzata. La persona addetta a questo libro mastro, diciamo, si chiama il catasto, credo, è il catasto, no? Ok, il catasto, e si viene corrotto da un mafioso che dice: quella bellissima villa della signora anziana che non capisce più nulla, la dai a me, ti do 100.000 euro, ti do 100 milioni, cancelli il suo nome e dici che l'ho comprata. La signora perde la casa e, diciamo, la gestione centralizzata dimostra un suo punto debole, che è la corruzione in questo caso. Possono accadere altre cose, tipo viene bruciato il catasto, non c'è una copia, vabbè, poi può succedere un po' di tutto, ok? Diciamo che la gestione centralizzata ha dei punti deboli. Questa gestione centralizzata ha delle cose che ci ha portati, ripeto, dalle caverne ad oggi, quindi che va riconosciuta. Gli abitanti di questo villaggio dicono: troviamo un sistema nuovo che eviti questo rischio, ok? E mettono in piedi quella che è la blockchain, cioè dicono: 10 di noi si mettono al servizio della comunità per motivi finanziari, però attenzione, non c'è un aspetto di volontariato qui, e vanno in giro per il paesino con dei libretti in tasca che sono delle copie del catasto, cioè una lista di proprietari e case, proprietari e case, okay? Tutti uguali, tutti scritti a mano, okay? Sono 10. Nel momento in cui Alessandro vende la casa ad Antonella, vero? Annalisa, scusami. In diretta è registrato, ho sbagliato. Alessandro vende la casa a Annalisa, okay? Si trovano al bar e tre di questi nodi, si chiamano, scrivono: Alessandro ha venduto la casa a Annalisa, la casa adesso è di Annalisa. Lo fanno tutti e tre appena sul foglio, e poi entro sera si trovano con gli altri e dicono: guarda che Alessandro ha venduto la casa a Annalisa, e anche loro scrivono a penna. Questi libretti sono consultabili da chiunque in qualsiasi momento. Quindi se a un certo punto qualcuno dice: Alessandro vuole fare il furbo e dice la casa è mia, blocca, cioè c'è un nodo, vieni qua, fammi vedere il libretto e c'è scritto che l'ha venduta. Ora Alessandro, se volesse fare il furbo, dovrebbe corrompere 6 di questi nodi, okay? Non solo la maggioranza, in realtà è il 51%, ma insomma non è importante. Oltre a corromperli, dovrebbe convincerli a riscrivere a mano tutta la lista, perché è legata in un certo senso, non sto lì a spiegarvi come, a mano. Quindi un lavoro magari di 3 mesi per ogni singolo nodo, a un costo che probabilmente è superiore al costo della villa stessa. Okay. Questa è la blockchain, non c'è altro. Il concetto di base è questo: abbiamo tolto la necessità di un catasto centralizzato, l'abbiamo distribuito tra di noi, questi nodi guadagnano qualcosina ogni volta che fanno una scrittura, è un lavoro che fanno, mettono dell'energia e mettono dell'hardware, cioè dei libretti, e guadagnano un po' di più dell'energia spesa, cioè la fatica spesa e il costo dei libretti. Okay? Il fatto che loro guadagnino dei soldi li rende facile l'acquisizione di nodi,
infatti possono diventare tanti. Chiunque di questi 100 abitanti può decidere di fare il nodo, è permissionless, cioè dice lo faccio anch'io, si copre il libretto e diventa anche lui, nessuno deve dargli permesso. Quindi decentralizzazione, non c'è un governo centrale che dice tu fai il nodo, tu no. Okay? Uno dice io oggi non lo faccio, scrivo il libretto, se ne va in ferie per una settimana, non importa, poi torna la settimana dopo e rientra. Okay? Basta. E questo è il concetto della blockchain. Ora, il Bitcoin ha dovuto inventarsi la blockchain per esistere, perché cercava un sistema, chi l'ha scritto, per appunto garantire la proprietà del Bitcoin, che è la proprietà di chi ha un certo Bitcoin, e quando viene spedito un Bitcoin a qualcun altro che venga scritto e nessuno possa attaccare il network. Basta, io volevo capire, questa è la versione più semplice che sono riuscito a trovare del Bitcoin. Se non capite questo, non si va avanti. Quindi mi fermo e fatemi pure domande, non pretendo che abbiate capito. Domande, dubbi o qualsiasi tipo di, diciamo, contestazione al concetto. Ci siamo allora? Ok. Bene, vuol dire che la metafora funziona, insomma. E d'ora in poi, quando sentite parlare di Bitcoin, Ethereum, decentralizzate, questa è l'immagine. Questo perché Bitcoin è una moneta virtuale, sì. Che se fosse fisica. Certo, è virtuale e non ha bisogno. Bisogno di un concordamento di nome. Sì, esatto, sì. La moneta fisica è molto più robusta, Ah, dice ogni volta che non si sente. Non si sente. Domando a casa, si sentono le domande? E poi vediamo cosa rispondono. Comunque la domanda. Ecco, passo un messaggio che non si sente. Ah, ok, allora basta, non parlo più. La domanda era la tua. Sì, se la moneta fosse fisica non funzionerebbe. Sì, infatti, è completamente virtuale, digitale. Ora, dimenticate pure il Bitcoin, dimenticate che è una truffa, che è uno schema Ponzi, eccetera, eccetera, non importa. Il Bitcoin può andare a zero domani mattina, non importa. La blockchain, comunque il software che va attorno alla blockchain, è quello che ci permette di teorizzare un portale alternativo. Ok? Ora, è molto interessante, adesso torno già di nuovo al prezzo, perché è la cosa che fa capire come è riuscito il Bitcoin a diventare così utilizzato e famoso. È riuscito grazie alla speculazione. Io mi immagino sempre che il Bitcoin abbia inventato l'intelligenza artificiale, che noi non sappiamo che esiste ancora. È un assurdo che sto mettendo sul piatto per farvi capire. E che mi immagino questa intelligenza artificiale dice, ma come faccio a creare una moneta che io poi posso utilizzare per controllare le persone, perché con la carta di credito non riesco, non mi danno, non vado alla Visa come intelligenza artificiale e faccio un'applicazione, perché non è permissionless la carta di credito, chiedi permesso. Allora come faccio? Creo una moneta virtuale distribuita senza governi centrali, ok, e poi comincio a pomparla. La faccio passare da 1 euro a 10, da 10 a 100, e l'uomo che è molto debole e molto prone, diciamo, piace guadagnare facile, comincerà a entrare, farà speculazione, acquisirà un sacco di valore. Più acquisisce valore, più gente entra. Io mi sono fatto il marketing gratis, in un certo senso. Okay? Questo è quello che è successo con Bitcoin. In Bitcoin non c'è stato un ufficio marketing che ha detto rendiamola famosa, o qualcuno che ha dovuto investire. È stata una cosa che è nata da sola. I primi creatori di Bitcoin lo facevano al computer, con computer così, e li creavano a valore zero. Okay? Quindi l'aspetto speculativo delle criptovalute, ed è importante anche per progetti come il nostro, è importante perché permette un'adozione molto veloce e molto forte, ed è anche un aspetto negativo, perché poi se punti troppo al prezzo della moneta sta un po' falsificando i giochi, però corro un po' avanti. Quindi nasce Bitcoin, poi a giugno del 2009, a giugno 2015 nasce un'altra criptovaluta che si chiama Ethereum. Ora, quasi tutti i progetti decentralizzati sono basati su Ethereum o su concetti simili ad Ethereum, per cui vi devo spiegare Ethereum. Ora, mentre parlavo a Firenze mi è venuta un'immagine che ha funzionato e ve la ripeto. Allora, Ethereum nasce da un ragazzo russo, un certo Vitalik Buterin, che dice perché dobbiamo usare questo sistema rivoluzionario solo per registrare i soldi,
si può fare qualcosa, possiamo registrare qualcosa in più, possiamo metterci qualcosa sopra, e si inventa gli smart contract, che in realtà esistono anche nei codici di Bitcoin, però semplifichiamo. Lo smart contract, cioè, è un sistema di... vuole creare un supercomputer mondiale, basato non su server, ma basato su tanti nodi, quindi queste persone con il libretto in tasca fanno qualcosa in più, fanno anche dei calcoli, eseguono anche delle operazioni script di computer. Però vi faccio un esempio che ve lo farà capire, spero. Allora, quando si parla di organizzazioni decentralizzate, si parla spesso di assicurazioni, perché è un esempio abbastanza facile. L'assicurazione come funziona? Pago un tot, pago un premio ogni anno, per esempio sono un contadino, ho un campo e dico pago un premio per avere l'assicurazione sul mese di agosto, perché se quello che sto coltivando, se piove tutto il mese di agosto, io perdo, sono sicuro che perdo il raccolto. Vado dalla Allianz e dico quanto costa questo tipo di assicurazione, mi dicono 100 euro all'anno e l'indennizzo è di 10.000 euro. Okay? Piove tutto il mese, torno dall'Allianz e l'Allianz dice no, guarda che non ha piovuto il venerdì dalle 3 alle 5 e non ti do i soldi. Okay? Questo è un po' il classico modello dell'assicurazione, no? Il modello di business è quello di trovare i cavilli per non pagarti, o comunque indovinare statisticamente cosa succede e cosa no. La blockchain permette di gestire questa cosa in maniera molto più equa. Allora, qualcuno crea un'assicurazione decentralizzata, ok? E dice, tu contadino devi mettere i 100 euro, li mandi via criptovaluta, li mandi via Ethereum, anche se non so se un contadino oggi arriverà a mandare l'Ethereum, però ci arriverà tra un po', mandi un Ethereum allo smart contract. Lo smart contract è un programmino che è replicato in questi tanti libretti, giusto, nella blockchain. Questi 100 euro rimangono lì, ok? L'assicurazione manda 10.000 euro nello smart contract. Li ha persi, sono lì, si chiama escrow, non mi viene la parola italiana, questi conti, deposito controllato, cioè sono lì, non li posso prendere io finché non avviene qualcosa. Allora, ci sono 10.000 euro lì, 100 euro in realtà li possiamo già dare all'assicurazione in un conto. 10.000 euro sono nella blockchain, sono nello smart contract di questa decentralizzata, ok? Arriva agosto e comincia a piovere, okay? Piove il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Al primo di settembre va deciso se questi 10.000 euro tornano all'assicurazione o vanno al contadino. Come facciamo? Allora, Ethereum, quindi il network di Ethereum, permette la creazione di questa DAO decentralizzata, che ha come script quello di decidere di mandare i soldi o meno se è successo che è piovuto tutti i giorni. Okay? Come facciamo a controllare se è piovuto tutti i giorni? Lo mandiamo a Bernacca? Lo mandiamo a Meteo.it? No. C'è un altro software che si chiama Oracle, che ha la specializzazione di interrogare internet e chiedere se è piovuto. Come fa? Si collega a 500 siti di meteo in tutto il mondo, okay? Se la maggior parte mi dice che ha piovuto, non c'è verso che non abbia piovuto. Che siano tutti sbagliati, okay? Magari 500 è poco, lo farà su 5.000 oppure lo farà su 3 molto autorevoli, ma una volta che questi dati sono stati richiesti, ha piovuto. Lo puoi chiedere anche alla persona che abitava lì, che magari si dimentica di quel giorno, non è così affidabile come internet ha questi dati e sono affidabili una volta che li hai, che sai come utilizzarli. Quindi domanda se ha piovuto, 490 su 500 dicono ha piovuto, rilascia in maniera automatica 10.000 euro al contadino. L'Allianz può fare peste e corna, quei soldi partono perché sono scritti nel codice, non può far nulla, partono. Quindi il contadino è garantito molto di più, è garantito da uno smart contract che venga poi, diciamo, questa promessa venga poi realizzata. Mantenuto. Grazie. Ecco, questo è un concetto, non lo so quanto vi sia, che reazioni vi possa dare. Noi siamo istintivamente, come esseri umani, ci siamo evoluti per affidarci all'autorità. Qui non c'è autorità, qui l'autorità è il codice, l'autorità è la matematica. Okay?
è un salto psicologico pesantissimo da fare, però rischia di diventare, nel senso buono e cattivo, il nostro futuro. Okay? Su questo concetto si creano una serie di evoluzioni incredibili, tra le quali una piccolina è fare la concorrenza del B&B Booking. È chiara come metafora questa? Sì. Ha senso? Sì. Mi fa paura? Vi piace? Perché fa anche paura, eh? No. Quindi funziona come diciamo spiegazione. La metafora, siccome poi la si possa applicare, beh, no, perché lì vai un po' nell'aspetto tecnico, come si possa applicare, ma si applica già. No, questa. Come la possa declinare su renta. Ah, su renta poi ci arriviamo. Se come declinare su renta ci arriviamo. Una domanda sì. Per questo tipo di esempio. Poi ho detto che hanno dei dubbi anche da internet. Ah, cioè, se io che non li vedo i dubbi da internet, tu li vedi, Alessandro? No, ma in realtà le domande della persona che contatta. Penso che sia la stessa domanda. Allora, sulla divisione medio è facile. Sul medio è facile. Sul medio è facile perché l'informazione universalmente richiesta, universalmente accumulata. Cosa succede quando c'è da verificare un'informazione non così trasversalmente diffusa, ma un'informazione puntuale? Sì. Sì. Allora, la domanda è, e la ripeto, è... Va bene, grazie, il metodo è facile perché ci sono gli siti. Come fai quando vuoi verificare qualcosa che online non è verificabile o non è oggettivo? Non lo puoi fare. Stiamo parlando di tecnologie a livello teorico ancora, cioè si può già fare questa del meteo, ma tante altre no. Però ci sono che verranno fuori tante soluzioni. A me viene in mente questa domanda, i nodi delle persone, ai nodi diamo un altro compito, di verificare questa cosa, per esempio, e qua andiamo già avanti al nostro portale, datemi voi un esempio, dai, allora, uno di quei trova soluzioni, quando succede qualcosa in Airbnb che poi va in trova soluzioni, una cosa che vi viene in mente, una contestazione? Il vetro rotto. Perfetto, vetro rotto, e il cliente dice non l'ho rotto io, il proprietario dice l'ho rotto te, poi magari era quasi rotto, si è rotto col vento, non è colpa neanche di nessuno dei due. Come facciamo? Non possiamo andare in internet a cercare i vetri rotti di quella casa. Però possiamo replicare quello che fa Airbnb, cioè abbiamo io Airbnb visualizzo sempre questo ragazzino seduto davanti al computer a Dublino che risponde a 100 problematiche al giorno che arriva alla fine così. Possiamo dire invece di, anzi no, fammi fare un altro esempio, un problema che può essere a Roma, perché qui abbiamo un punto di vantaggio rispetto ai portali classici. Allora, Roma, che problemi? Anche un altro esempio più specifico per Roma. Vorrei ritardi. Di sera. Perfetto, questo è un po' classico in tutta Italia, ma poi Roma. Sì, aeroporti. Allora, il cliente ha detto che arrivava alle 6, il proprietario, in questo caso, aveva tempo fino alle 10, e dal 10 in poi faceva pagare 50 euro di late arrival. No? Il cliente mi arriva a mezzanotte. Il proprietario chiede 50 euro, il cliente li paga e poi dopo contesta. Okay? Va valutata la colpa del ritardo. Può essere che il cliente fosse a Roma già alle 4, si è trovato Erdogan in piazza e poverino non ce l'ha fatta. Oppure che veramente, come fanno tanti, non so, a Roma ma a Venezia, arrivano alle 7 gli viene fame, vanno al ristorante e si fanno vivere 10. Okay? Come si fa a valutare questa cosa? Beh, primo, non è veramente valutabile perché non c'eravamo, però qualcuno deve pur decidere. Oggi lo decide il ragazzino di Dublino. Noi possiamo fare una cosa molto migliore. Affidiamo in automatico a 5 persone, 5 host e guest, sul lato della nostra applicazione, che si sono messi a disposizione per gestire le problematiche. Mandiamo un messaggio, una notifica. C'è una problematica per la quale verrai pagato, da gestire entro un'ora. Ok? E la mandano, non so, a 30, i primi 5 che rispondono, si mettono giù a gestirla e cominciano ad analizzare la situazione. Se sei di Roma e analizzi che quello lì era arrivato col metro lì e l'appartamento era lì, puoi dire guarda che questo qui poverino è stato bloccato da problemi oggettivi. Da Dublino, secondo me, questa cosa non la tiri fuori. Tipo giuria popolare. Tipo giuria popolare. Giuria popolare locale, cioè noi localizziamo la problematica e questo ci dà un vantaggio rispetto ai portali centralizzati. Perché loro sono costretti ad affidarsi al customer care che ha mille problematiche. Ok? Ecco, questa è un po' una risposta che. Sì, la realtà è che noi adesso le possibili implicazioni neanche ce le sogniamo.
In realtà abbiamo davanti 50 anni con vengono di sperimentazione. Sì, brava. Se il sistema parte. Non è, stiamo al tempo del JPEG che ci mettevi 15 minuti a partire e non possiamo immaginarci il webinar in diretta, ok? O il Facebook Live, non possiamo. Arriveranno delle cose, non ho ripetuto la domanda, ma nella risposta si capisce, cioè non possiamo immaginarci cosa succederà. Okay? Possiamo però capire che ci sono delle opportunità importanti. Ok, quindi si è capito un po' lo smart contract, il concetto di Ethereum. Okay. Possiamo automatizzare delle decisioni, possiamo chiedere al network di gestire queste cose in maniera forse migliore di come fanno oggi i portali. Cioè più oggettiva. Più oggettiva, più localizzata, migliore. Ma forse senso. Anche in generale meno condizionabile. Cioè, tutti noi abbiamo l'esperienza che Airbnb qualche anno fa era assolutamente a vantaggio degli host, recentemente assolutamente a vantaggio dei guest, ma è attività di marketing. Meno condizionabile, tu dici meno condizionabile perché Airbnb per un fatto legato al loro modello di business è passata da host friendly a guest friendly e ci sta, mentre un portale del genere non ha questa problematica. Rimane grossa la problematica di tenere un equilibrio e non è risolvibile così e sono problemi oggettivi, perché se ci mettiamo a fare il portale degli host possiamo chiudere subito, deve essere il portale di host e guest e entrambi devono essere protetti in maniera giusta. Ok, le alt poi sono, Ethereum è un alt, cioè un altcoin, un'alternativa al Bitcoin, e ce ne sono più di 1000 adesso, 1600, 1800, eccetera, eccetera. E ognuna ha una caratteristica specifica, poi vi spiego meglio cosa sono le alt, in particolare i token. Allora, arriviamo alle DAO, cioè le organizzazioni autonome decentralizzate, ve le ho già un po' spiegate, insomma, la base è questa, cerchiamo di togliere il bisogno di avere qualcuno di centralizzato e facciamo noi, ok? Un'idea che mi è venuta per spiegare qualcosa di decentralizzato è la natura. Immaginate i classici scenari apocalittici nei quali New York è distrutta e non ci sono più esseri umani. Dopo 100 anni, 200 anni la natura torna, ok? La natura lavora su regole matematiche, ha delle regole, le regole sono importanti nelle decentralizzate, sono scritte all'inizio e sono immutabili. La natura ha delle regole secondo le quali accadono delle cose. Nascono gli alberi, poi vengono fuori gli uccellini, eccetera, eccetera, eccetera. La natura è un sistema decentralizzato. In realtà noi siamo, come esseri umani, ci siamo organizzati in maniera centralizzata, ma siamo in un ecosistema decentralizzato. La Terra è decentralizzata, però funziona. Ci porta le piogge, ci porta l'ossigeno, è un ecosistema probabilmente molto più avanzato di qualsiasi cosa abbiamo fatto noi finora. Mi viene in mente cos'è la cosa più avanzata che abbiamo fatto, non so, Google, la NASA, non è nulla rispetto a quello che ha fatto la natura. Ci ha messo un po' di tempo, per carità, però ha fatto una cosa straordinaria. E al suo interno ha anche dei sistemi di miglioramento, per esempio l'evoluzione. Okay? Quindi in realtà non serve andare a cercare cosa vuol dire decentralizzazione, ci viviamo dentro tutti i giorni. Ok? Allora, DAO, in inglese Decentralized Autonomous Organization, organizzazioni autonome decentralizzate. Un nome bruttissimo, difficile, che non dice nulla. Ok? Ora, le DAO hanno permesso, quindi avete visto Bitcoin, le blockchain, Bitcoin, Ethereum, le DAO su Ethereum, ogni cosa è sopra l'altra, quindi è facile dopo un po' perdersi. Io ve le butto oggi, però non pretendo che andate a casa con tutto chiaro. Purtroppo queste cose sono successe in tempi brevissimi e sono qua, e per capire cosa vogliamo fare bisogna almeno accennarle oggi. Le ICO sono sulle DAO. Cosa sono le ICO? Allora, se non esistessero le ICO non saremmo qui. Perché? Allora, le ICO è un modo nuovo, si fa dal 2016 più o meno in maniera seria, l'anno scorso sono scoppiate, per raccogliere capitali. Ora, come si raccoglievano i capitali una volta? Andavi in banca, portavi il business plan, ti davano i soldi, facevi diventare Rockefeller. Poi, fino a qualche tempo fa, il modo migliore, come ho fatto io quella volta in Bulgaria, vai da questi acceleratori venture capital, come ha fatto Airbnb. Airbnb è andato in un acceleratore, ha preso $30,000 e da lì è partito.
poi se facevi una cosa che funzionava ti ne davano altri 100, poi 1 milione e poi partiva la cosa. In Europa ti fermavi 1 milione e poi o diventavi il BB o perdevi. Questo per dirvi un po' che noi europei siamo, comunque non ce la possiamo fare, non abbiamo il sistema giusto. E, prima di spiegarvi l'ICO devo farvi una domanda. Perché non avete investito in Airbnb quando avete capito che diventava una cosa grandissima che vale adesso 31 miliardi di dollari? Perché non era quota di borsa. Certo. Ok, non è che non ci siamo accorti, non lo possiamo fare, ad oggi non possiamo farlo. Okay? Io mi sono accorto di Airbnb delle potenzialità nel 2009 a Novosibirsk in Siberia, quando l'ho visto la prima volta ho detto ma porca miseria, lo sto facendo io con una fatica incredibile, lo fanno loro, mi mangiano. O in realtà ho messo la testa sotto la sabbia, mi sono detto che non ce la faranno mai, eccetera, eccetera. Si va in denial, dammi una mano Antonio, denial? Negazione. E quindi si va in... non si accetta la realtà, insomma. Se avessi investito 1000 euro in Airbnb nel 2009, oggi varrebbe, non so, un po' 3 milioni, non so fare i calcoli, però 310 volte. No? Non l'ho potuto fare, ok? Come non abbiamo potuto investire in Google, come non abbiamo potuto investire in Amazon, come non possiamo investire praticamente in nulla quando capiamo che ha senso. Possiamo solo usarli. Io penso ai primi host di Airbnb che sono ancora lì a fare gli host di Airbnb. Hanno aiutato Airbnb a diventare una cosa miliardaria, ma sono ancora lì. Non hanno guadagnato nulla. Questo è ingiusto. Era normale fino a poco tempo fa, quindi quando le cose sono normali non pensi nemmeno che sono ingiuste, perché non c'è la paura. Oggi, con quello che andrò a spiegarvi, è pane ingiusto, perché i primi host di Airbnb dovrebbero essere milionari. Ok? O chi ha capito Airbnb doveva poter mettere i 100 euro. 1000 euro, quello che poteva fare, sapendo che era un progetto all'inizio, sapendo che poteva perdere, ma doveva avere la possibilità. Perché si sono riservati la possibilità di investire loro, in America in particolare, gli investitori istituzionali? Per proteggere a noi, dicono, perché siamo troppo scemi, noi sbagliamo, non siamo in grado di capire, quindi lascia che investiamo noi, poi quando è grande diventa, andiamo in borsa, facciamo l'OPA, poi anche tu. Sì, ma a quel punto lì, cosa faccio? Il 20% se va bene, 50%, se Apple faccio, non so. Quindi è un... loro sono i sacerdoti della finanza, prima loro e poi è voi. È un meccanismo che è sempre avvenuto. Sì, loro si riservano il diritto di investire quando c'è veramente l'interesse di investire. Poi noi arriviamo dopo e spesso nelle OPA tu metti, poi cade, quindi stai pagando loro che non erano riusciti ancora a venire fuori. Questa è la finanza oggi, è un mondo, è una chiesa dove ci sono gli eletti, ok? Le ICO questo lo scardinano alla base, ok? Cosa fanno le ICO? Ethereum è stata la prima ICO. Ethereum ha detto, allora noi abbiamo una moneta nuova che fa gli smart contract, non so come vi ho spiegato, ma l'hanno capito. Vi permettiamo di comprare e ne faremo 90 milioni, mi pare che sia circa 90 milioni di Ethereum, finito, quello è il numero massimo. Bene, vendiamo 20 milioni a 10 centesimi all'una. In quel momento Ethereum era un progetto dove era difficile crederci, come era difficile credere nel Bitcoin nel 2010, 11, 12, era roba da nerd, veramente li buttavi a caso quei soldi là. Ora, chi ha messo 1000 euro in Ethereum all'inizio, oggi, che vale, adesso sta cadendo ogni due minuti, però che vale 700 euro circa, è milionario, ok? Ma è giusto che sia milionario, perché ha rischiato dei soldi nella fase iniziale di un progetto che non aveva speranze, ok? E l'ha fatto probabilmente in qualche altro progetto anche. Ed è giusto che sia remunerato, ci ha creduto, ha permesso a Vitalik e gli altri di creare questa cosa, che altrimenti avrebbero dovuto andare agli investitori istituzionali e perdere il controllo, quindi col cavolo decentralizzata diventava una cosa centralizzata, e quindi hanno fatto l'ICO, che vuol dire Initial Coin Offering, cioè offerta iniziale di acquisto di una moneta, e ha funzionato. E questa cosa qui poi tanti hanno voluto replicarla, perché nel mondo delle criptovalute ciò che veramente sta muovendo tutto è la pura speculazione, la becera speculazione. Non c'è un vero valore creato che giustifica questi prezzi. C'è quello che ha visto il Bitcoin partire a zero, arrivare a 10.000, 20.000 e ha perso il treno. Ha visto l'Ethereum partire a 10 centesimi, arrivare a 1.000 e ha perso il treno. Dice, aspetta, qual è l'altra? Allora, la prossima ICO, aspetta che provo anch'io, ci metto 100 euro, magari diventano 1 milione.
oppure chi è diventato milionario con Bitcoin, Ethereum, eccetera, li reinveste in varie ICO sperando di replicare questa cosa. Okay? Questo però è pura speculazione, però permette alle startup o ai progetti nuovi basati sulla blockchain di dire, boh, invece di andare a prendere 30.000 euro dall'acceleratore, ci raccogliamo noi i soldi. E i numeri sono incredibili, perché le ICO stanno raccogliendo, ma come ridere, 1 milione di euro? Ma nulla, ci sono ICO che ha raccolto 5 milioni, 10 milioni, 30, la più grande ha preso 300 milioni di euro. Ma vi parlo di progetti che sono un sito e un PDF, ok? Nulla di più. Quindi cosa c'è? Cosa succede? Che il 90%, poi è partita la corsa all'oro, tutti fanno le ICO. Sì. Qual è la domanda tra le ICO e il crowdfunding? È importante, la differenza tra ICO e crowdfunding è fondamentale. Nel crowdfunding tu metti dei soldi e poi aspetti che facciano il prodotto, ti danno il prodotto, se va bene, se va male non sempre, ci sono vari tipi di crowdfunding, ci sono anche quelli senza prodotto finale. E ti danno cosa? C'è una base umanitaria. Ah, diciamo, sì, tu vuoi nel crowdfunding puoi investire in qualcosa di umanitario, però non ti danno soldi. Insomma. Ma non sempre ti danno anche una share dell'azienda. Allora, se ti danno share, se il crowdfunding ti dà delle share, si avvicina un po' alla ICO. La ICO è molto più complessa, ha molte più caratteristiche che la rende interessante. Intanto il tuo guadagno nella ICO hai una massima liquidità. Nel senso che, partiamo dal punto di vista dello speculatore, che è il 99% dell'investitore nelle ICO. Ci metto 1000 euro, questi emettono i token, ok? Quindi il token cos'è? È una criptovaluta che viene utilizzata solo in questo progetto. Tu ricevi i token in automatico dallo smart contract, è una cosa, mandi l'Ethereum, lui ti manda 1000 token, automatico. Okay? Non c'è la persona seduta al computer che dice, mi ha mandato i 100 euro, i 1000 euro, gli do i token. È automatico, quindi non è controllabile da chi l'ha lanciata. Dopo un po', questi 1000 token che vengono venduti a l'equivalente di, per esempio, 10 centesimi di dollaro, in realtà il prezzo è in Ether, ma non importa, in Ethereum, Ether è la moneta di Ethereum, vanno sull'exchange, vanno in un sito dove li compri e li vendi, e il mercato decide il valore. Ora, se da 10 centesimi passa a un euro, dunque i 1000 euro che hai messo diventano 10.000 euro, ma nel giro di 2 settimane, ok? E capita che vadano a 100 euro, quindi quei 1000 euro sono 100.000 euro, ma capita che vadano a 1000 euro e diventano 1 milione di euro. Ora c'è quindi una corsa all'oro completamente irrazionale, completamente irregolata, si dice non regolata, di gente che vuole diventare milionaria velocemente, ma il fatto è che sta proprio succedendo. Cioè, c'è gente che sta diventando milionaria in tempi brevissimi. Ovviamente senti parlare di loro e non di tutti gli altri che li stanno finanziando, eh. Non vi sto, attenzione, via l'Herbalife di nuovo, non vi sto dicendo, ragazzi, è la stagione dell'anno. Al 99% li mettete e sono persi, ok? Bisogna imparare a capire. E non sono qui a aiutarvi a investire nelle ICO, ok? Perché, tra l'altro, sono completamente non regolate, per cui ci sono anche problemi legali, eccetera, eccetera. Però questo apre la possibilità a un progetto come il nostro di dire, se facciamo l'ICO, se decidiamo di andare da quella parte, possiamo raccogliere non 100.000 euro, possiamo raccogliere 5 milioni di euro. E in questi giorni sono partite delle ICO di progetti simili che hanno raccolto aggiuntivamente 5 milioni di euro. Okay? Poi vi faccio vedere. Trips non ha deciso cosa fare con la ICO, perché ci sono degli step da fare. L'ICO ogni 6 mesi cambia delle cose. Per esempio, l'ICO nel 2017 la facevi e potevi raccogliere 50 milioni di euro. Quest'anno si sono un po' abbassati e si tende a raccogliere 5 milioni di euro. Nel settore nostro in particolare stanno puntando a quello. In Cina le hanno vietate. In America devi essere investitore istituzionale, quindi hanno ripreso il controllo. Okay? Gli americani comunque cosa fanno? Tanti lo investono via altri paesi. Perché quello che i governi non possono fare è possono regolarle, ma non le possono fermare. Se voi provate a fare una ICO di 10 euro, io l'ho fatta di 10 euro, poi vi spiegherò se ci devo, non ve lo spiegherò. Compri dei Ethereum e li mandi a un indirizzo, basta, cioè è abbastanza semplice. È talmente facile, talmente immediato, che quando le fai fisicamente dici, ma questo è il futuro, non esiste che devo investire in un progetto e passare per tutti questi sacerdoti della finanza, ok? Scusa, quindi, no. Sì.
Però le leggi che stanno alla base dell'innalzamento o dell'abbassamento della valuta sì. sono le stesse di un mercato tradizionale. Mm. Quindi di fatto non sarebbero sempre i soliti investitori che regolano poi il mercato più da basso. Cioè noi ci stiamo immaginando questo paradiso in cui tutti possiamo investire, però di fatto chi può muovere i capitali sono quelli che possono stabilire l'importanza o meno di una determinata valuta. Il problema che tu esponi è il problema che nel mondo delle criptovalute si chiama i whales, le balene. Cioè ci sono delle ICO tossiche dove non bisogna mai investire, che fanno, per esempio il prezzo della ICO al pubblico è 1000 token per un Ethereum, ok? Ethereum su circa 700 euro, però alle balene li vendono a metà prezzo prima, per cui appena va sul mercato questi vendono, raddoppiano il capitale e tu rimani con questi token che magari valgono un decimo, oppure li vendi a metà prezzo. Quindi sì, c'è un problema di investitori grossi, ma essendo non regolato non devo neanche far finta come fa Wall Street di regolarlo, è proprio c'è di tutto, ci sono delle fregature, c'è gente che fa le ICO poi sparisce, cioè il far west più far west, ok? È un'opportunità, è una cosa nuova, però ci sono grossi pericoli e grosse opportunità, è sempre proporzionale la cosa, ok? Ora, per esempio, un modo per evitare questa cosa è non... un vantaggio della blockchain rispetto a Wall Street è che nella blockchain tu vedi quanti ne hanno emessi di token e vedi dove sono andati. Se ne hanno emessi 10 milioni, 5 sono spariti, sono spediti in un altro indirizzo, sai già che non lo devi toccare. Perché la blockchain è trasparente, vi ricordate che è in tasca? Tu vedi tutto. Se io emetto delle monete, delle criptovalute, tu vedi che sono 10 milioni, se ne metto altro un milione, lo vedi. Se ne passo due ad Alessandro, lo vedi, non sai che è Alessandro, sai, c'è un indirizzo, ma domandi dove sono, chi è quel 2 milioni là? E devi giustificare, quindi sono molto più trasparenti di Wall Street. Il problema delle ICO è che dentro entra la gente senza pensarci, perché ha questa ansia di comprarsi la Lamborghini. Penso che il nome più, la parola più detta nel mondo delle cripto è Lambo, Lamborghini. Perché c'è gente che si è presa la Lamborghini facendo queste cose qua. Cioè, Lambo è la parola chiave delle criptovalute. Quindi dentro c'è della gente che è lì solo per guadagnare, ok? Ce n'è una doppia fila. Okay, quindi far west completo è sia un'opportunità che un pericolo, insomma. Okay. Quindi Adormo Trips farà la ICO. Vediamo, quando arriviamo al punto nel quale dobbiamo decidere veramente come raccogliere grossi capitali, vedremo cosa fare. Ma io intendo dire anche in senso positivo, cioè ci facciamo la nostra bella moneta o arriva Amazon, si prende tutto. Allora, ci facciamo la criptomoneta, arriva Amazon e la compra e si prende tutto, però Amazon deve comprare sul mercato. Anche tu ad Amazon se ce l'hai. No, non ho sentito. Le ha vendute anche Alessandro se ce le ha, voglio dire. Sì, cioè... E tu che ce li ha, li ha venduti anche lui ad Amazon, però non è anche lui. Esatto, Amazon non viene da me, perché io non le ho le criptovalute, io ho una parte che mi tengo, poi perché poi le... Se tu non vendi, non è che sei obbligato. Sì, sì, è diverso. Cioè, nel momento in cui Trips diventa decentralizzato, io ne ho un po' sono dedicate al budget, tu ne hai un po', tutti ne hanno un po', ognuno ci ha lavorato, magari poi vi spiego meglio come si possono acquisire semplicemente acquisendo clienti. Però ognuno le ha, e non, se Amazon viene da me, io ne ho 300.000, sono un milionario, va bene, però 300.000 su 50 milioni, per esempio. Ma poi sulle ICO c'è un discorso da fare incredibile. Sì, no, è infinito. Perché prima dicevi in Cina che non gli è dato, no? Sì. Non gli è dato perché la massima, massima esplosione delle ICO c'è stato con l'avvento a Caterpillar del mining, no? Quindi andava sì. A minare per creare i blocchi e fare ancora più criptovalute all'interno, perché erano numerate evidentemente. Sì. Non c'era vietato perché è un dispendio energetico reale. Certo, sì, sì. Sì, sì, sì. Non entro in questo concetto perché sennò cioè, finiamo nel mondo delle cripto. Sì, sì, sì. Martina, dov'è Martina? Se l'è subito tutto il weekend, è un cioè ci stiamo tre giorni, no? Cerco di semplificare, però sì. Quello che ho detto all'inizio è molto più simile a un co-founding. Non al crow, ma un co-found, cioè insieme è un co-found, sì, anche. Sì. Poi vi spiego meglio perché vi spiegherò il token, capirete bene le varie proprietà di quello che è il token e quindi anche le ICO.
vi accendo velocemente l'edaico, perché come potete aver intuito, se sta capitando dei tre ragazzini buttati, raccolgono 5 milioni di euro su un'idea fatta in tre giorni, dove vuoi che vadano? Cioè, vanno fuori di testa, scoprono la lambo a testa e poi cominciano a programmare, ma non hanno venduto 5 milioni di token che hanno valore zero a fronte di un progetto. Stanno saltando tante ICO per questo motivo. Quindi in questo caso Vitalik, il fondatore di Ethereum, ha detto: possiamo pensare alle DAICO, cioè la gente investe, però c'è un rubinetto che rilascia ogni mese un tot, oppure ad ogni stato d'avanzamento un tot. Perché vi parlo delle DAICO? Mi parlo del 7 febbraio, quindi è proprio è una cosa scritta su un blog, non è nulla. Per farvi capire che vi sto introducendo dei concetti che sono talmente nuovi, che tra tre mesi magari le ICO non si fanno più, si fanno solo DAICO, oppure qualcuno ha avuto altre formule, ok? Vitalik ne ha parlato a novembre, quando fa la DAICO. A novembre? Io ho detto febbraio, quindi è novembre, sono già qualche mese, insomma. C'è già qualche DAICO che sta provando, perché poi si prova. Il bello di questo ecosistema è che la gente prova, poi raccoglie anche soldi. Poi i soldi dove vanno a finire? Ah, se li bruciano loro, cioè li prendono Ethereum, ne trasformano un po' in dollari, in euro, un po' se li tengono, e li dovrebbero in teoria utilizzare per creare il progetto, ma o scappano, e qualcuno è scappato, o non sono in grado di farlo, o l'idea è stupida, cioè tutte le dita rimane uno che veramente può aver senso. Se uno voglia di perdere mezz'ora di tempo, si legge semplicemente le 1000 token esistenti, esatto. Le token sul cannabis, altre sul porno, cioè sì. Le cose inaudite. C'è anche il Jesus Coin che decentralizza Gesù. La cosa devo capire se è uno scherzo o no, spero di sì. No, è vero, fanno la IMU, perfetto. Quando vengono raccolte queste somme di denaro, mettiamo, io metto 1000 euro in un token. Allora, quando vengono raccolte? Dove le trasferisco? La ICO comincia un giorno a una certa ora e dura per un certo periodo. Okay. Monita, che è una che è basata un po' a Vilnius, poi sono tutte in Svizzera, però sono gente di Vilnius, in Lituania. Monita doveva raccogliere, mi pare, 30 milioni di dollari, l'ha aperta il giorno, insomma, pare fosse ottobre, alle 2, alle 2.08 aveva raccolto 30 milioni di dollari e lo smart contract ha smesso di accettare Ethereum. Okay. E una che alternativa del BNB, che è iniziato il primo di febbraio. No, come ti dicevo, vengono fatti i progetti. La maggior parte ci provano, secondo me. Le truffe sono una parte, comunque, una percentuale. È che dietro c'è talmente la fretta di fare queste ICO che a volte si buttano via. Tanto prendiamo i soldi, poi vediamo. Che è una cosa che vorrei evitare io, vorrei fare un progetto che funziona e poi... Bene, quindi... mondo in evoluzione velocissima, a differenza della nascita di internet, che è stata, se vogliamo, veloce, ma non aveva finanziamenti alla base. Questo ecosistema ha un sacco di soldi in entrata, quindi dovrebbe crescere in maniera molto più veloce e anche molto più, forse, contorta, non sappiamo dove va, però è un po' diverso dalla crescita della nascita di internet, insomma. Posso riportarti una domanda che arriva da Bruno. Stefano chiede: caratteristica indispensabile delle monete e la stabilità, altrimenti come si fa a vendere la mia casa e poi convertire per comprare pane e latte? Come pensiamo di risolvere il problema della volatilità delle cripto? Come proteggere il crypto token? Ok, te la posso spiegare quando diamo i token, ma perché è già prevista, e se non è risposta bene la approfondiamo. Perfetto. Ok. Allora, quando io ho lanciato questa cosa, quando ho avuto l'idea, pensavo di essere l'unico. In realtà ho scoperto poi subito da Antonio che c'era Winding Tree, e poi ne sono nate ancora, al momento ce ne sono almeno 4, le prime 4 che sono delle vere più o meno ICO, e CryptoCrypts che non è una vera ICO, adesso ve li spiego un po'. Questo per dirvi però che l'idea che ho avuto è stata validata da tanti altri, ok? E ne stanno nascendo ancora, credo che andremo in una direzione simile a quella di quando sono spuntati fuori, non lo so se al tempo di HomeAway tanti piccoli sitarelli, o dopo Airbnb tutte le altre alternative, Wimdu, Housetrip, eccetera, non lo so, però è normale che ne vengano fuori tante, e ne verranno fuori probabilmente decine, forse a fine 2018 ce ne saranno 50 come noi, ok? Quindi dobbiamo subito pensare a come, che senso ha farlo noi e come dobbiamo farlo. Ve le spiego, queste intanto, che sono un po' le più visibili.
saltata un po' la formattazione, però ve lo spiego. Allora, c'è Trips che ha 0% di software, non è DAO, non è decentralizzato perché in questo momento sono io, la ICO forse, fondi 0, forse sono 10 euro in tasca, Telegram che è tipo un WhatsApp dove si discute, 0 utenti perché non abbiamo aperto l'account, e Facebook siamo a 291 utenti o qualche giorno fa, forse non è più. Quindi partiamo veramente da zero. OneDinTree, che è partito prima, ha fatto già del software, lo definisco pre-alpha, cioè vuol dire che non è pronto, ma hanno fatto delle cose, ma in realtà è difficile valutarlo. Dovrebbe essere DAO al 100%, nel senso che tutto il software che hanno fatto è decentralizzato e hanno, diciamo, messo in piedi la struttura di decentralizzata. Sta facendo la ICO adesso, quindi domani finisce. E adesso io non riesco a collegarmi, ma mi pare abbia già raccolto qualche milione di euro. Ok? Qualche milione, sì, ma anche perché poi loro raccolgono Ethereum, se l'Ethereum raddoppiano gli euro, se diminuisce, diminuiscono gli euro. Se qualcuno ha il link, magari si può anche verificare, anzi aspetta, guarda, lo vedo io così vi dico in diretta quanto hanno raccolto ad oggi. Dovrei averlo qua sotto mano. Allora, OneDinTree. Io ci ho messo qualcosina anche, è importante che ve lo dica, perché in questo ecosistema non si ragiona più come negli altri, cioè non si è completamente concorrenti. Come si fa a trovarlo? Cioè cerchi OneDinTree? Adesso ho messo OneDinTree in Google, nella pagina, nella home page c'è un bottone blu, vai su Token Sale, ecco qua si vede. Hanno raccolto ad oggi 4.350 Ethereum. Quindi cerchi il progetto e per comprare le monete? Lì è un po' lunga spiegare come quello. Comprarle, non ti consiglio di buttarci come prima cosa. Per vedere quanto hanno raccolto, in questo caso se il sito lo dice. 4.350 Ethereum, va bene, sono circa 4 milioni, adesso l'Ethereum non so quanto è. E la raccolto in giro di 3 giorni, ok? L'Ethereum vale 700 euro, vai, 4.350 per 700, 3 milioni e mezzo, ok? La somma di investimento che possa valere la pena fare? Allora, tu mi domandi quanto vale la pena investire nelle ICO. Io ti sconsiglio di investire nelle ICO se non hai già un pezzettino piccolo di Bitcoin o di Ethereum, perché poi sbagli, non sai come usare, come tenerli e li perdi. Okay. Supponiamo che tu abbia già passato fatto quel passaggio. Tu devi mettere tanto. Hai tanto superato? Ok. Mettici quello che se li perdi completamente non è un problema. Come tutti gli investimenti? Questi in particolare, questo è probabile che li perdi. Okay? A meno che non stai sul pezzo, appena va su di prezzo li vendi e allora li moltiplichi. Però è difficile, perché devi fare. Mentalità del trader è molto difficile. Se ci credi, se invece credi che il progetto abbia senso, ma oggi nessun progetto puoi veramente crederci, ok? Non perché non sia brava gente. La valutazione potrebbe essere mettere in piedi un qualcosa e alla fine questi si ritrovano con 5.000 euro. Non ho capito, ripeti. Una delle motivazioni? Sì, motivazione di dire raccogliamo i soldi e scappiamo. Ecco, le ICO sono difficili perché dopo un po' cominci a capire quali sono quelle serie, ci sono delle strutture di come presentano la cosa. Tutte le intenzioni del caso, però poi si guardano in faccia. C'è anche l'aspetto corruzione. Parti con le buone intenzioni, da quelle 5 milioni, dicevo, chi me lo fa fare? Quindi, io le prime ICO ci ho messo 10 euro, poi sì. Ho messo 100, poi è uscita una, la blockchain, ci ho messo un Ethereum intero, e lì vai proprio a feeling, comincia piano. Okay. Metti i soldi nelle sigarette e smetti di fumare, quella lì, cioè metti i soldi che già stai buttando via e magari non fumare più, così non ti fai neanche male. Conclusa a dicembre 2017, allora, da dicembre ad oggi che è successo? Cioè, perfetto, blockchain. Allora, vado avanti con, diciamo, in linea. Allora, questi hanno raccolto, lì ero scritto l'altro giorno 7100 Ethereum, e allora stesso qualcosa che non è, che ho sbagliato, ne hanno raccolti di meno. Ne hanno raccolti 4.350 ad oggi, 3 milioni e mezzo circa. Hanno tipo 7.000 persone in Telegram. Questi sono dati che cambiano sempre velocemente, sono più o meno quel numero lì. E hanno circa 3.400 in Facebook. E per darvi degli ordini di grandezza, ok?
Blockchain invece spunta a un certo punto, sono di Sofia, dove io tra l'altro vivo, e hanno deciso di fare una cosa un po' diversa da Winding Tree. Allora, Winding Tree non è, devo dirvi cosa fa tra l'altro Winding Tree, fa del software per l'industria del turismo, cioè loro coprono anche le compagnie aeree, okay, le agenzie di viaggio, il tour operator, quindi fanno un software sulla quale, sul quale tutti gli altri vanno ad attaccarsi, ok? Questo è il progetto. È il progetto, sì. Poi hanno già fatto in teoria delle partnership con, mi pare, Lufthansa, Air New Zealand, eccetera, poi bisogna vedere cosa c'è dietro veramente. Allora, blockchain dice: noi facciamo il booking Airbnb della situazione, alberghi e appartamenti, case e vacanza per i turistici, con il software ibrido. Cosa vuol dire? La blockchain non è in grado di fare queste cose oggi, okay? Non riesce nemmeno a fare i bitcoin, perché i bitcoin hanno problemi di lentezza e di costi di fee molto alti. La blockchain non è, questi libretti non sono in grado di fare il server che ti manda le foto come quelle che vedi in Airbnb velocemente, eccetera. La tecnologia non è matura per questo. Quindi se vuoi fare a breve qualcosa che funziona, devi andare sull'ibrido. Nella blockchain ci metti le transazioni, tipo l'affitto dell'appartamento, i soldi che si spostano, tutto il resto lo fai in un software normale. Questo vuol dire che però non sei decentralizzato, perché quel software normale è in un server che qualcuno controlla, ok? È ibrido. È la scelta tra farlo velocemente e funzionante rispetto a farlo lentamente e decentralizzato nel lungo termine. Loro fanno la ICO a dicembre, mi pare fosse iniziata per un dicembre, non mi ricordo, e hanno raccolto 10.700 Ether, che sono circa, appunto, oggi l'Ethereum è a... Sono 800. Vale, 8 milioni, che però, quando hanno fatto l'ICO erano 4-5 milioni, poi sono arrivati a 12 milioni, perché dipende dal prezzo dell'Ether. Insomma, c'hanno qualche milione in tasca, questi ragazzi. Più, attenzione, questa cosa non l'ho spiegata bene, Winding Tree, loro hanno ancora dei lock, i lock sono i loro token, e questi lock sono sul mercato, e sono vendibili, hanno un valore, quindi tutti i lock che hanno in tasca hanno un altro valore. Vado a vedere velocemente il prezzo del lock. Senti, non ho capito la voce, fondi, vedi tipo 10.500 ETH. Sì, ETH sono Ethereum, cioè hanno venduto questi Ethereum e hanno raccolto... ha venduto il loro token a valore zero, ha raccolto Ethereum, che in euro valgono più o meno 7 milioni. In cassa no. Ma in cassa hanno probabilmente quegli Ethereum, li hanno cambiati un po' in euro, un po' in... c'è chi li cambia in oro. È il loro capitale sociale, diciamo. In bitcoin, e poi fanno loro il portafoglio. Dipende anche cosa devono fare, se devono pagare programmatori, o trovano quelli che accettano i bitcoin, o trovano quelli che vogliono euro, insomma, poi non si sa cosa fanno esattamente. Ora, hanno ancora 8 milioni di lock che sono in cassa, che valgono, adesso vediamo se riesco a vedere, ma insomma facciamo finta che valgano 8 milioni di euro, perché valeva un euro circa. E mi avevi chiesto prima cosa succede poi quando vanno sul mercato. Vanno sul mercato al prezzo, diciamo, della ICO, cioè in questo caso un lock valeva 0,013 Ethereum, ok? Poi il mercato dice: no, questa è una stupidata, te la manda a 0, te la manda a 1 o te la raddoppia. Erano arrivati al triplo. Quindi per un periodo quell'Ethereum che avevo messo lo potevo vendere a 3 Ethereum. Avevo triplicato, ma nel giro di 2 settimane il mio investimento. Io li ho tenuti. Io ancora non ho. Si riesce a scambiare, c'è liquidità variabile. Avrei potuto venderli, quindi c'è liquidità, ma in un exchange sfigato, brutto, sì. Le piccole come queste partono in exchange di periferia, e anche l'exchange è un punto di rischio. Okay? La banca del paesello. Più o meno. Okay. Quindi avrei potuto uscirne, ma non volevo. Il progetto mi pare serio e lo sto seguendo e rimango dentro. Quindi ho un interesse diretto che funzioni anche l'exchange. E ho un interesse diretto che funzioni anche Winding Tree. Per quello non ho la visione di dire dobbiamo per forza battere loro, e se loro vincono noi perdiamo, perché basta, e anche voi potreste teoricamente entrare in TRIPS perché ci credete, magari anche pesantemente, ma investire anche negli altri, ma va benissimo, state investendo come sto investendo io nell'idea che una decentralizzata nel settore abbia un senso, ok?
Ma come si chiamano le monete di queste? LOC. Pagano adesso 0,017 Ethereum, che sono in dollari, perché in questo exchange non esiste un dollaro e 30, ok? Sì. Quindi hanno più o meno 10 milioni di dollari. Loro hanno 4.000 in Telegram e 9.000 in Facebook, quindi questi numeri sono molto simili. Mm-hmm. Poi nasce Origin Protocol, salta fuori questo Origin Protocol e qui abbiamo i californiani. Abbiamo la Silicon Valley che entra pesantemente con investimenti già dei VC, del Venture Capital, che dicono: noi facciamo un protocollo software completamente decentralizzato sul quale altri possono fare i loro portali. Noi potremmo fare il nostro portale su Origin Protocol. Tra l'altro potremmo farlo anche su blockchain, anche blockchain ti permetterà più avanti di fare il tuo portale. Mi fermo un attimo, perché questi fanno software addirittura gratuiti come Origin Protocol? Cioè, lo potrei copiare, è open source, potremmo prendere Origin Protocol e da lì sviluppare davanti. Perché fanno queste cose? Perché il modello di business non è più, non vendo più delle cose, non prendo più commissioni, io emetto dei token, ho dei token in cassa e se vanno su di valore, io il mio guadagno l'ho fatto lì, ok? Quindi tutti questi qua danno software gratis, non pagano server perché sta girando su Ethereum, sui libretti delle dimmi. Non ho capito, l'emissione dei token viene decisa soltanto al momento della IGO e rimane fissa per sempre, o c'è una eventuale emissione? Allora, l'emissione dei token come avviene è se è limitata. L'uso più comune è limitarla, perché nasce un po' da Bitcoin il concetto di moneta non inflazionistica, cioè tu dici ne farò 21 milioni di Bitcoin e non se ne faranno mai di più, quindi la maggior parte sono limitate. Alcune dicono: noi ci riserviamo la possibilità di metterne un po', si chiama investimento inflazionistico se non sbaglio, ne metto 10% in più, però queste vendite le uso, i soldi le uso per sviluppare e farà salire il prezzo del token del 50%. Quindi si svaluta del 10, come quando la banca centrale mette della moneta, però rivaluta tutto il progetto del 50, ovviamente è una scommessa. Di base sono limitate. E la decisione viene fatta all'inizio? La decisione viene fatta all'inizio, si scrive nello smart contract e non è più teoricamente mutabile, a meno che, adesso entriamo in un dettaglio un po' particolare, ma diciamo che è immutabile, a meno che non sia d'accordo la maggioranza, la sto semplificando al massimo. Qual è il nome della moneta di questo? Si chiama blockchain, il nome della moneta è LOC. Sì, ma ognuno sa un nome diverso. Origin Protocol, tipo? Allora... Questa era interessante sapere. Sì, adesso Leaf e Winding Tree e Origin Protocol non ha ancora emesso, se non sbaglio, la moneta. Ok. Allora, le possibilità per noi, prima di andare avanti, vado avanti poi vi dico il resto. Allora, Origin Protocol... completamente decentralizzato, si è mosso molto velocemente, infatti ha già molti più utenti in Telegram e in Facebook, in Telegram non in Facebook, farà più che una ICO, loro non faranno l'ICO, faranno un'emissione della moneta, che sarà acquistabile in exchange, ma non c'è l'ICO, non c'è la pre-vendita, diciamo. Direttamente vanno in vendita. Mi pare di aver capito così, ci ho parlato un paio di volte, mi pare di aver capito così, poi si vedrà, anche perché le ICO... tendono a essere abbastanza a cambiare idea spesso, insomma. E BitTorrent, questa è stata una cosa incredibile, perché BitTorrent viene fuori per ultima, si appoggia ad Origin Protocol, infatti se andate sul sito di Origin c'è BitTorrent come partner e fa un lavoro di marketing pazzesco, ok? E nel giro di pochissimo tempo raggiunge 50.000 utenti in Telegram. Fa quasi solo marketing, perché di software non fa nulla. Ha un white paper che più o meno spiega le cose un po' come anche noi, cioè c'ha qualche idea ma non c'è molto di più, e si specializza nel marketing e diventa improvvisamente conosciuta a tutti come l'alternativa del BNB. Okay? E chi conosce le ICO comincia a dire: qua c'è qualcosa di un po' strano. Per esempio hanno venduto tanti token prima, adesso non sto ad annoiarvi con tutto, però cominciano ad essere le famose red flag, le bandiere rosse. Questa mi puzza un po', okay, per vari motivi. Lancia, mi pare, il 1 febbraio, ad oggi ha raccolto 4 milioni di euro, okay, però
succede una cosa un po' antipatica, che succede a molte ICO famose, quelle più interessanti. Degli hacker gli rubano tutte le mail di chi si era iscritto, gli entrano nell'account Telegram, quindi hanno accesso a 50.000 persone in Telegram, e modificano l'IBAN, adesso l'IBAN non è l'IBAN, è l'indirizzo Ethereum, e tanta gente ci casca. A me, vi dico come è successo a me, io avevo fatto richiesta di investire, ok? Non mi avevano accettato perché hanno creato la famosa scarsità, come si chiama, finta, no? Ti fai l'ansia di entrare, questi sono grossi, metto un euro, metto 1.000 euro, ne tiro fuori 10.000 nella settimana, perché è tutto così, state nel Telegram di BitTorrent, c'è solo discorsi di soldi, non fanno una domanda, potrebbero essere Zuckermene, non importa, ok? Basta pagarle 1.000 e tirare fuori 10.000. E quindi mi sono perso, cambiano l'IBAN, no? E la gente, cioè, a me è successo questo, la sera mi arrivano a me dicendo puoi investire, vabbè investiamo qualcosina anche lì, così ho messo il piede in tutti, qualcosa andrà su, qualcosa funzionerà nel lungo termine. Leggo sta mail tutto assonnato il giorno prima di andare a Firenze e mi dice che posso investire fino a 30 Ethereum, 30.000 euro, dollari, e dice che mi raddoppia i token se lo faccio entro 6 ore, e dice che hanno fatto una partnership con Microsoft che non c'entra nulla, e mi fermo un attimo, vado dove si va in internet a verificare e viene fuori che hanno subito un hackeraggio, questa mail non era di loro. Vado a vedere, perché la blockchain è aperta, questo indirizzo, e tu vedi chi sta, che soldi stanno entrando in questo indirizzo falso, è come poter entrare nell'IBAN di qualcuno, ok? La blockchain funziona così, è più trasparente. E vedo che ogni minuto, ma ogni 8 secondi, qualcuno manda 0.10 Ethereum, che sono 70 dollari, un Ethereum, 700 dollari. E poi a un certo punto uno manda il massimo, cioè 30.000 dollari. Persi, non c'è la banca, non c'è uno sportello, persi. Rubati, investimento in cultura, investimento in investimenti, cioè nel saper fare gli investimenti. Come si fa a trovare il Telegram di queste... cerca sempre il sito Google, vai nel sito, poi sì, parte sempre dal caro vecchio Google. Ma scusa, la prestazione di aggiraggio preoccupare un po' più. Certo. Siamo tutelati al 100%, quindi aggiraggio potrebbe essere in qualsiasi tipo. Sì, tu dici che questo rischio di hackeraggio non è solo per loro, ma per tutti. Assolutamente, è uno dei motivi per i quali prima di fare l'ICO, ci pensi, beh, non devono neanche entrarti da nessuna parte, basta arrivare ai tuoi investitori potenziali, contattarli e dire questa è la ICO, il nuovo indirizzo. Siccome la gente nelle ICO non è preparata, non sono investitori professionali, questo, a giustificazione del dire facciamo investire solo chi è esperto, li mandano. Quindi qualsiasi ICO rischia. Più l'ICO è grossa, più ha potenziale, più rischi. Ok? Ma non si ferma lì, perché se arrivano 5 milioni nell'indirizzo pubblico, dove ce li ho io? Ce li ho su... Il problema non è adesso, è qua se Eclipse si può prendere piede, esatto, due anni diventa un colosso, allora in quel caso... Forse i bisogni vanno vestiti su base di... Allora, il problema di base qui è che non c'è il momento giusto per fare l'ICO. Quello che ha investito, insomma... Ma poi arrivano, sì, ma poi uno può completamente in maniera stupida prendere l'indirizzo al posto sbagliato, mandare 100 euro a farti e denunciarti, te non hai fatto niente di sbagliato, non ti sono entrati da nessuna parte, sono molto rischiose per quello le ICO, ok? D'altra parte più aspettiamo più l'ecosistema matura, stanno venendo fuori delle altre ICO che sono per esempio dei wallet dove tieni i tuoi bitcoin e ethereum, dove puoi fare l'ICO da dentro, tu puoi dire fai l'ICO da dentro lì, se no non farla, non ti diamo neanche l'indirizzo, quindi sono convinto che nel giro di 6 mesi, un anno, questi rischi verranno mitigati, okay? Quindi c'è anche da decidere quando farla questa ICO, adesso ha dei rischi, magari farla tra un anno non raccogli più soldi perché ce ne sono troppe o perché la gente si è bruciata, non c'è verso, l'unica cosa che si può fare è fare le cose per bene, con calma, e quando ci si arriva si deciderà. Poi vi dico cosa mi ha detto Origin a livello proprio investimenti. E poi CryptoCrips invece non è una decentralizzata niente, è un sito dove potete tra l'altro domani mattina caricare il vostro appartamento, però vi pagano solo in criptovalute, quindi è un sito che va a targetizzare quelle persone che vogliono pagare in criptovalute,
pochissime, ma non sottovalutatele, perché chi come me entra nelle cripto non vuole più tornare in quel mondo strano, complicato, lento delle fiat, cioè delle monete tradizionali. Se io ho bitcoin, vuoi farmi pagare in bitcoin. E a noi è successa una richiesta, per esempio, di qualche settimana fa per delle ville a Grosseto, poi non è andato in porto, di una ICO, tra l'altro, che aveva voleva fare una settimana, sì, quelle ville lì, settimana in una villa per lavorare, voleva pagare in bitcoin. Potevi trasformare in dollari, mandami, no, voleva pagare in bitcoin. No, perché non aveva internet, cioè l'internet non era sufficientemente veloce, insomma. Però c'è, questa è un'altra opportunità che non vi ho messo nella lista, perché diciamo è minima al momento. C'è gente là fuori che ha cripto e vuole pagare in cripto. Non vai in Airbnb, o vai in Airbnb perché non ha alternative. Se gli date l'appartamento da pagare in cripto, ve lo prenota. Qual era il campione a cui ci si rivolgeva? Questa è una piccolissima parte delle persone, dei vostri potenziali clienti, che però si allargherà in maniera esponenziale. Ok? Solo una cosa che poi dove metti questi cripto? Quale dove metti? Allora, guarda, in tre posti li metti nel computer, sconsigliato, nel telefono, se sono più di poche centinaia di euro, sconsigliato, oppure in un aggeggio tipo questo. Un hardware wallet, questo è un hardware wallet. È un USB che tiene, potrebbe tenere 100 miliardi, ma non li tiene, e chiaramente non è sicuro, no, infatti, quando cominci a parlare di milioni di euro in valore, non è più così, cominci a metterli nelle casseforti, come si chiamano? No, reali, lo prendi, lo metti in banca, stanno nascendo anche delle banche specializzate in Svizzera per queste cose qua, poi ci sono altre tecniche, insomma, è un problema ad oggi abbastanza complicato. Se domani ho 5 milioni di euro da tenere, non le tengo qui e vado in giro con questo. Nel senso, in ultima analisi sono collegate ad un device fisico? No, sì, allora potresti questo collegarle a un pezzo di carta, potresti tenerle. Allora, entriamo in un discorso un po' complicato e lungo. Che non è come un PayPal che è sul cloud. Non è sul cloud, no. Allora, i bitcoin sono, le cripto sono nella blockchain, ma non le puoi muovere, li puoi muovere con le chiavi private. Se io perdo questo, ok? Dove c'è la chiave privata? O se tu me lo rubi, che è una password, o se me lo bruciano, eccetera, eccetera, anzi, se me lo freghi, te lo puoi fregare. Non mi prendi i soldi qua dentro. L'altro giorno hanno detto che hanno rubato dei bitcoin. Non so, dipende come li hanno rubati, però allora finisco questo discorso qua. Cioè, qui tu non entri, non c'è modo, ok? No. Se lo perdo, io ho 24 parole messe da qualche parte con le quali mi compro un altro Trezor o qualsiasi cosa e mi riporto bitcoin dentro. Ah, okay. Ok, quindi il bitcoin, la cripto è un linguaggio, sono parole, ok? Hanno rubato i bitcoin. La blockchain non è mai stata bucata, quindi è di una sicurezza incredibile. È la cosa che se l'hacker riesce a bucare la blockchain, diventa miliardario in due minuti. Quello che bucano è il fatto che, per esempio, ti fregano la password del wallet che hai sul cellulare, ti fregano la password di questo, ti entrano nel computer. Il bitcoin li puoi rubare in mille modi. Per quello, quando qualcuno vuole entrare, consiglio sempre di cominciare con 100 euro. Prendi un attimo la mano e poi vedere, perché tanta gente perde, più che rubare li perdono, sì, mettono le palle passo, sì, il telefono se perde. Io oggi entro nel linee in cripto e mi pagano in cripto, ci deve avere una pari di quello che fare. Ti conviene, questo è più comodo, più semplice. Dove sei questo? Online. Oh, sì, andrai direttamente sui siti produttori, perché è successo che da eBay sono arrivati, non questi ma l'altro, con già le parole chiavi scritte, che non dovrebbe essere, e chi li ha venduti li aveva, quando invece i soldi si è un mondo, ragazzi, è il far west, sto dicendo, ragazzi. Pensierino le fai. Si chiama Trezor, trezor.io, o legge, guarda, vi consiglio, abbiamo fatto un sito, io e mio amico, e Martina è venuta a un meeting fine settimana,
bitamigos.net, dove spieghiamo queste cose che qui non riesco a spiegarvi, è dedicato all'introduzione a questo mondo, perché tanta gente entra, si fa tanto male ed esce. Okay? Cioè, un exchange io lo scambio, poi dove lo metto? Questo ancora non ho capito. Qua. Se su 100 euro il cellulare, se sono di più qua. Quello che hai fatto ieri, l'altro ieri, ripeti? Sì, penso che ripeteremo, non so quando, non so se farà. Un meeting di Bitamigo dedicato all'introduzione delle criptovalute, poi è scoperta la testa povera mattina, perché visto, come è bello? Sì, molto. L'hai presi i 100 euro di Bitcoin alla fine? No, stasera finisce. Ma non li fa anche io? Faremo, dai. Ok, adesso vi dico come ho interagito con queste ICO, perché avete visto che si può creare qualcosa sopra di loro. Io ho sentito Lockchain, ci siamo visti tre volte col SEO, e l'idea era che ci dessero dei lock per 100, 200, 300 mila euro, era da vedere, con i quali creare la community e poi dire alla community se volete questa è un'opzione, quindi spingere il mercato italiano per loro. Però la negoziazione è sul dire sì, te lo faccio, ma non mi leggo a te. Perché può darsi che tra sei mesi Origin sia 100 volte meglio, okay? Quindi siamo in fase di negoziazione e al momento non c'è nulla. Origin, anche li ho contattati e mi hanno detto che sono interessati a fare una partnership, come con Bitoken, dire Trips è in partnership con Origin, e non ci danno soldi, perché loro non hanno neanche i soldi da investire, però ci darebbero contatti con investitori californiani, quindi più grossi, e soprattutto una gran visibilità nel loro network, okay? E l'uso del loro ovviamente software. Sono decisioni difficili da prendere adesso. Lì mi sono fermato, ho detto ma tanto andare con 300 persone in Facebook, ci vendiamo con la pipa di tabacco, creiamo il network grosso e poi torniamo eventualmente, se è il caso, di lavorare con loro, da loro. Se no si fa anche da soli, si vede. Voglio spiegare, perché la cosa più difficile è farla capire, e poi chi vuole partecipare entra nella mailing list, entra in Facebook, e poi quindi possiamo crescere la community, quindi se la cosa ti piace ne parli con amici e si allarga, e poi inizia una fase di discussione. Quindi non è ancora entrare in Facebook? No, oggi non. Cioè non è a mettere la voce? Ah no, assolutamente non c'è. No. E la cosa più a breve sarà metterlo in Lockchain, che ha già una versione alfa, che quindi non funziona, non si è riuscito, infatti è. Vabbè, io ce l'ho fatta con un appartamento, con un secondo non ce l'ho fatta. Ho seguito il tuo webinar l'altro giorno, proprio dove cliccare, è il sito alfa.lockchain.co, non è lockchain.co. Forse non l'ho detto. Diciamo che già a breve potreste provare a caricare il vostro appartamento in Lockchain, sapendo però che è un sito che non funziona in pratica, ok? Però mi è successo che ho caricato uno a Venezia e mi è arrivata una richiesta, che poi era una notte, Venezia è minimo tre notti, non puoi mettere ancora il minimo notti, e finita lì. E poi è assolutamente inusabile col calendario, cioè se volete provare non aspettatevi Airbnb, aspettatevi una cosa che non funziona, per darci un'occhiata. Però teoricamente qualche cliente può arrivare. Quindi io devo cercare alfa.lockchain.si. Giocateci, sapendo che magari a metà caricamento si blocca, o magari ce la fate, arriva qui la richiesta. Ah, e se lo fate, per poi farci belli, eventualmente se si lavora con loro, metteteci alla fine del nome Trips, come dicevo. Così vedono che noi di Trips stiamo andando in blockchain. Quando partirebbe? Dopo arriviamo alla tempistica. Beh, sì, sì, ci arriviamo. E la stessa cosa anche su... No, Origin mi ha detto... No. Ma mi tocca ancora meno. CryptoCrypts. CryptoCrypts è già online. Non ho provato ancora. Sì, puoi già metterlo. Però devi prepararti a accettare valute. Devi avere un... vabbè, poi se volete si fanno dei webinar, si approfondisce, eccetera. Fatto CryptoCrypts vogliamo provarlo anche noi adesso. Soprattutto perché se entriamo adesso cominciamo a capire come vanno, quando c'è gli appartamenti dentro hai già un feeling reale, se stai a guardarli non cioè, riesci a seguire meglio lo sviluppo di questi. Arrivo alla domanda, adesso arriviamo ai token. Allora, vi ho presentato varie alternative, vi ho detto che ce ne saranno ancora. Cosa stiamo a fare noi? Cioè, siamo diversi, secondo me abbiamo delle peculiarità e mi sono studiato, sono entrato in contatto con questi altri apposta per capire.
noi siamo, abbiamo delle possibilità. Innanzitutto Origin, Lockchain, eccetera, stanno facendo delle piattaforme, stanno facendo il software per crearci sopra i portali. Non stanno ragionando veramente ancora sul portale fatto bene. Lockchain ha il portale, che loro chiamano Marketplace, che è quello lì, alfa appunto, ma non è ragionato dal punto di vista di un'ottica esperienza, non sanno bene quello che stanno facendo. Stanno provando a fare un po' come Airbnb, ma non sanno quello che sappiamo noi, le competenze che abbiamo noi non le hanno, ed è evidente. Quali sono le necessità dell'host? Le necessità dell'host, del guest, quali sono le cose che fanno morire o nascere un progetto del genere. Quindi noi come network, come host e guest italiani, sappiamo meglio di loro cosa serve. Origin da parte sua forse la sa lungo quanto noi, perché uno di loro è un host Airbnb, ma non faranno il portale, fanno il software sul quale creare sopra l'Uber, l'Airbnb e tutte le altre sharing economy. È una piattaforma sharing economy. Non fanno, dobbiamo sviluppare noi il software sopra, quindi loro non lo fanno. BitTorrent non si capisce bene cosa vogliono fare, Winding Tree ancora meno, loro fanno un software per compagnie aeree, eccetera, eccetera. Quindi in realtà nessuno sta ragionando bene su come fare un portale che abbia senso, okay? Quindi layer superiore, se noi facciamo l'ultimo step. E quindi ragioniamo su funzioni specifiche che possono avere senso. Poi magari vi dico alcune idee che però trovate nel white paper che ho scritto e che andremo a discutere assieme nei prossimi mesi. E noi basiamo tutto sulla community, partiamo dalla community. Loro creano le community con la pubblicità, ma poi cosa succede? Che ti entra la community speculativa, la community crypto. Che cos'è la community crypto? Entra e dopo due settimane esce, il tuo token rischia di scendere. Okay, è chiaro che stanno attirando anche host e guest, questo è indubbio, però non hanno attorno una vera community. Se noi creiamo una community molto forte di tanti, tanti host italiani, facciamo un po' quello che vogliamo, secondo me. Andiamo con loro, facciamo da soli, eccetera, eccetera. Quindi, e soprattutto ragioniamo in maniera approfondita su come fare un portale che funzioni. Perché tutti questi portali probabilmente falliranno, fallirà anche il nostro, e si deve reiterare finché si trova l'equilibrio esatto, perché è un gioco di equilibrio un portale che funziona, secondo me. E poi, si comincia dall'Italia. Per concludere, secondo me ha senso che noi ci mettiamo a fare una cosa del genere, abbiamo una posizione particolare che ci dà dei vantaggi. Siamo molto meno bravi a creare software, ma lo sta facendo loro, quindi forse possiamo semplicemente aspettare che lo facciano. È come quando vi siete fatti il sito del vostro appartamento, avete usato WordPress, per esempio, ci ha pensato WordPress, vi siete messi a programmare WordPress o altri sistemi, insomma, cioè noi è il layer finale, quello dove creiamo la differenza. Va bene, poi dovrebbe esserci il token dopo, per cui ti rispondo dopo, quando e cosa facciamo, eccetera, eccetera, le tempistiche. Il discorso io ho capito, tu stai cercando di puntare sugli host, su due host, insomma, sono personaggi che lavorano in portali da tanti anni e quindi che si utilizzano. No. Ripeto la domanda, io mi sto concentrando sui super host in modo che c'è gente brava che poi entra in Trips e si fidelizza. In realtà no, Trips per chiunque di noi diventerà appena nato un portale in più, sì, no, affiancato. Certo, cioè, ah, ok. Il 5% di quello che abbiamo, ok, diciamo, avere il 5% di programmazione, esatto. Certo. Sì, però tu punti su gente che comunque lavora. Io punto su gente che lavora a un certo modo. Cioè. Ah, ok. Allora, sì, tu mi hai detto, devo ripetere così ci sentono, mi concentro su quelli bravi. Okay? Io andrei in quella direzione, però mi sono già confrontato e non piace a tutti questa cosa qua e ne discuteremo. Se fosse per me, si partirebbe solo con quelli bravi. Per mille motivi che adesso non so spiegare, se non finiamo più. Però tengo aperto la cosa, perché non voglio pretendere di sapere io cosa funziona e cosa no. Okay.
se c'è una compravendita in criptovaluta, si può evitare sia l'IVA che l'IRPEF, se non sbaglio, no? Allora, se con la criptovaluta se si può evitare IVA e IRPEF. Allora, innanzitutto credo che sia troppo presto per andare sul mercato con un prodotto tipo CryptoCrips dove paghi solo le criptovalute. Sì, ma se c'è subito la vendita della criptovaluta in euro, nel senso incasso criptovaluta e la rivendo subito in euro. No, quello che si fa è la fase iniziale, il cliente paga in euro, ok? Poi paga in bitcoin, no, l'affitto l'appartamento in bitcoin, io affitto l'appartamento e mi dà, non so quanto bitcoin, 0,01, io lo rivendo subito in euro. Allora, in realtà l'idea al momento è diversa. Siccome pochi hanno criptovalute, e siccome le criptovalute sono molto volatili, poi ci arriviamo anche lì, si fa in euro. Il cliente paga in euro e l'host riceve euro, perché se non fai così rimani di nicchia. Dietro le quinte il sistema trasforma gli euro in token, in questo caso si chiamano TRIPS, e quando li deve rilasciare li trasforma in euro. Ok? Poi, se invece l'host dice no, ma io voglio incassare lock, non lock, TRIPS, non in Bitcoin, cioè puoi pagare anche in Bitcoin, ma li trasformi subito in TRIPS. La precondizione di tutte queste decentralizzate è che il token abbia un senso, se no stai vendendo azioni, se vendi azioni è meglio che ti fermi subito. Ho capito, però questa cosa di queste, diciamo, due linee, no? In euro e poi in token. Sì. Me lo immagino come se fosse un conto tecnico quello di token, cioè, sì, è un conto tecnico, è una cosa che accade dietro le quinte. Un conto tecnico, quindi, che viene aperto e esatto, si chiuderà il giorno che io voglio avere più a che fare. Esatto, si inizia così quando le persone sono ancora abituate con euro e dollari, nel lungo termine probabilmente diventerà inutile passare per quelle valute, ma è presto adesso. Posso, c'è una persona che mi dice che alza la mano? Sì, è che non so come. Ecco qua. Vediamo cosa succede. Restringere la schermata, lo credo. Hai in alto, restringi la schermata. Aspetta. Sì. Ok, chi è che ha alzato la mano? Atari, Rero. La nostra differenza rispetto a CryptoCrips. Ok, riallargo. Volevi parlare? No, allora è una domanda solo. Benissimo. CryptoCrips è un sito, possiamo farlo domani mattina, è un sito normalissimo, non è decentralizzato, non ha un token, è solo un sito che accetta criptovalute e si specializza quindi su quelli che vogliono pagare criptovaluta. Non è una DAO, non è neanche sulla blockchain. È un sito, come Airbnb che dicesse domani accetto anche le criptovalute. Che forse lo farà. Ah, scusami. No. Hai detto che giustamente stai facendo una sorta di tour per raccogliere, sì, una community, sì, che puoi arrivare. Prima però hai anche detto che gli utenti devono essere bilanciati tra host e guest. Sì. Con questo approccio di raccolta che è giustissimo, non si rischia di sbilanciare moltissimo gli occhi. Sì, sì. E non ho una soluzione. Comincio da questa e poi vediamo. Faremo fuori metà, non lo so. Dovremmo trovare un modo per bilanciare con gli host. Oppure verrà fuori che gli host, riusciamo a creare una cultura nella quale l'host deve sempre ricordarsi che è anche guest. Domanda ottima, risposta purtroppo non ho soluzione. Non le ho pensate tutte ancora. Non so se ho tutta la domanda. Beh, mi domandava se c'è rischio che andando in giro a parlare con gli host il sistema diventi solo di host. Il nostro Stefano ti ha appena commentato che gli host sono quasi tutti anche guest. Sì, sì, però sì, bisogna vedere se sono anche abbastanza sensibili alle necessità del guest, perché se sei host in una piattaforma del genere. Se vuoi fare l'host bene, devi essere forse sensibile al sistema. Sì, no. Comunque la vedi dal tuo punto di vista. Sono tante cose che non accadrebbero se fossimo così. Dipende dall'onestà intellettuale, quindi Stefano ha detto non funzionerà perché non c'è onestà intellettuale al mondo, secondo me. Ok. Come siamo con i tempi, Alessandro? Scusa che non ho. Allora, diciamo che abbiamo fino alle 19.30. Che ora è? 19.20. Mamma mia, allora, veloci, vediamo. Vabbè.
più o meno faccio veloce, non facciamo più domande perché sennò non riesco a finire. Allora, le idee di come ci possiamo muovere, molto variabili, è di adesso a febbraio confrontarci, conoscerci, a marzo cominciare con dei programmi nei quali chi aiuta riceve dei token TRIPS che valgono zero, carta straccia, monopoli, lo dico, che però registrano come un foglio Excel il livello di collaborazione che c'è stato. Ad aprile mi piacerebbe fare un bel, diciamo, una conclusione assieme da qualche parte per scrivere su pietra il white paper, che nel frattempo la discussione la faremo in dei software, stiamo pensando a Discord, un software dove si fanno delle discussioni, tipo gruppo Facebook, ma Facebook non è adatto. A maggio cominciare i primi investimenti. I primi investimenti vuol dire, ve lo dico nella prossima slide, raccogliere soldi in vari modi, perché i soldi servono. Lì comincia la fase Herbalife, non sono bravo, magari farà qualcun altro al posto mio, perché io mi vergogno sempre, e poi tutto il resto viene dopo. Quindi arriviamo a prevedere solo di cominciare ad avere qualche soldino a maggio per crescere la community. Quindi, sì, eccoli qua. Abbiamo già creato i TRIPS, però abbiamo creato dei soldi finti, ok? Ma come Bitcoin, tra l'altro, erano finti all'inizio. Abbiamo creato 63 milioni di TRIPS. È una fase sperimentale, perché in realtà i token andrebbero creati nella fase della ICO, però ho voluto crearli per poter cominciare già a darli un po' in giro e insegnarvi a tenere delle criptovalute. Avrete dei TRIPS che valgono zero, ma è come avere i Bitcoin. È uguale il processo, quindi fare un po' di formazione sulle criptovalute senza rischiare di perderle. Okay? E questa è una pagina pubblica alla quale potete accedere continuamente, in qualsiasi momento, e vedere dove vanno questi TRIPS. 63 milioni, sono stati 3 milioni, li abbiamo spediti dallo smart contract a me, e sono adesso, se non sbaglio, dentro questo qui. Okay? E io ne ho spediti 1000 a un'altra persona che mi ha dato una mano. E se si clicca poi qua su questo si vedranno 1000 usciti. Come si fa ad andare a questa pagina? Vi darò il link, è un browser, sul browser clicchi il link e sei dentro. Ok, ve lo darò magari dopo. Non sono preparatissimo. Quindi li abbiamo creati, come concetto esiste, sono basati su Ethereum. Infatti, se leggete, c'è scritto ERC20 token in alto a sinistra. Gli ERC20 vuol dire token creati su Ethereum. Non abbiamo noi i nostri nodi, non abbiamo noi i nostri signori con il libretto in tasca, ma come tutte le quasi tutte le ICO ci appoggiamo. C'è già la blockchain nostra, ok? Ci appoggiamo sulla blockchain di Ethereum. Sarebbe impossibile creare noi una blockchain a questi livelli. Abbiamo fatto 63 milioni, che sono più o meno il numero di abitanti in Italia, ed è semplicemente che è facile ricordarsi. Un bitcoin a testa, una campagna elettorale, un bitcoin, ognuno ha il suo bitcoin. Potrebbe essere 10 milioni, 100 miliardi, alla fine è irrilevante perché hanno valore zero. Okay? Pre-mine vuol dire già fatti tutti, questa è una brutta parola nelle cripto, andrebbero fatti al momento della ICO, valore attuale zero. Hanno appunto, sono un foglio Excel un po' più avanzato, non consideratevi nulla di più, per carità. Come andranno a acquisire valore, se andranno a acquisire valore? Se si fa un ICO e diciamo per esempio che 1000 TRIPS per un Ether varranno esattamente 70 centesimi di euro. Se decidiamo, se l'Ethereum varrà all'epoca 200, saranno 20 centesimi. Se decidiamo che teniamo 10.000 per un Ether, saranno 2 centesimi, eccetera, eccetera. Nelle partnership, nel caso in cui per esempio l'blockchain ci desse dei lock, hanno già un certo valore perché il progetto TRIPS ha già un capitale, okay? È un valore virtuale, però già comincia a sentirne un po' l'odore in un certo senso. Se prendiamo investimenti, per esempio, da investitori esterni o noi mettiamo dei soldi, anche lì indirettamente hanno un valore, ma nulla di questo è garantito. Il vero valore di una criptomoneta è quando è sugli exchange e qualcuno la compra. Fino a quel momento sono solo chiacchiere, okay? Quindi al momento chiacchiere. Piacerebbe che valessero qualcosa perché ne ho 63 milioni. Si vede quanto venditore. Ah sì, no, preferisco dirlo chiaramente, che sennò si fanno delle illusioni su cose false, insomma. E vado un po' veloce perché è tardi. Allora, in questo momento TRIPS non è nulla, ma quello che è completamente centralizzato. Ho tutti i TRIPS in mano io. Si decentralizza nel momento in cui cominciamo a distribuirne. Per esempio, potremmo dire
10 milioni di trips li diamo al team che fa il marketing, ok? E supponendo che abbiano già valore, questo team ha già in mano dei soldi da spendere per il marketing, ok? Ci sono dei sistemi per fare in modo che se il team è di 10 persone, solo se 7 sono d'accordo, li mandiamo a Facebook, li vendiamo per mandarli a Facebook. Quindi si decentralizza anche decentralizzando chi ha questi token. O facendo degli smart contract che a un certo punto rilasciano al network un certo numero di token. In questo momento non siamo decentralizzati, siamo completamente centralizzati. Il vero uso dei token è quando il cliente viene nel portale e prenota pagando in trips. Allora lì hanno un valore, perché trips uguale una notte in appartamento. Okay? Il proprietario sa che valgono nell'exchange, non so, 10 centesimi, si fa dare un corrispettivo di 1000 euro e poi decide cosa fare. Trasformarli in euro per pagarci le bollette, trasformarne una parte tenerli in trips per scommettere sul progetto, eccetera, eccetera. O riutilizzarli per prenotare altri appartamenti. Ok? E io potrei regalarvi 1 milione di trips a testa stasera, tanto non valgono niente, però se lo faccio già si sta dicendo che non hanno valore, quindi sì. I trips si guadagnano, chi vorrà poi collaborare non verrà pagato in trips, però si potrà pensare di darne un po', così come unità di conto appunto della collaborazione. Lo volevo saltare perché è complicato, ma in pratica oggi perché abbia senso il valore di un token deve andare nell'exchange, che è complicato. In futuro potrai trasformarli in maniera diretta con i Bitcoin, gli Ethereum o altri da dentro il wallet. Quindi si buttano via anche gli exchange. Gli exchange sono il male, sono le nuove banche, sono la centralizzazione di un software, di un sistema che dovrebbe essere decentralizzato. Sono un'aberrazione, però nella fase iniziale anch'io sono un'aberrazione, si dice. È un'aberrazione di questo progetto, è centralizzato, vengo a parlarvi. Nella fase iniziale non poi, tra 10 anni creeremo delle ditte decentralizzate con un bottone, tutto subito decentralizzato. Oggi si passa per questa fase, ok? Il prezzo ve l'ho già detto, quindi passo al prossimo. Se non ce la facciamo, cosa probabile, perché ripeto, sono tentativi, la prima volta non ce la faremo. Dobbiamo, Venditore impeccato. Ma bravissimo, sta vendendo un progetto sicuro. No, è molto probabile che non ce la facciamo la prima volta, o anche alla fine, ok? Quindi cosa vi rimane dopo aver partecipato a un progetto del genere? L'esperienza. No, il pacchetto della Balife, della doccia. No, vi rimarrà intanto un po' di informazione sulle criptovalute che volenti o nolenti servirà. Imparerete, avete già imparato qualcosa sulle decentralizzate che volenti o nolenti dovrebbero arrivare e prendere grosse fette della nostra vita. Questa sembra quasi quella di pace e amore, cioè la community, invece secondo me uno dei valori più grossi è conoscersi per un progetto, quindi non avere la birra al bar, ma per un progetto lavorare assieme, e poi anche uscendone si crea una serie di opportunità parallele che sono completamente staccate da qualsiasi discorso fatto assieme. Famoso networking, ok? Poi molto più concreto, potreste, appunto perché se venite qua, vi faccio scoprire queste cose, ve le spiego, vi dico cosa fare, cosa non fare, vi consiglio delle cose, potreste entrare appunto in questi portali che magari si muovono prima di noi, presto, ok? Quindi avrete più prenotazioni, come dicevo all'inizio, o addirittura farete degli investimenti in questi portali e forse avrete dei guadagni, forse uno di questi diventerà l'Airbnb della situazione e che i famosi 1000 euro che non ho potuto mettere all'inizio li mettiamo in questi, okay? Però attenzione, sono pochi, probabilmente su 100 ne verrà fuori uno, forse si replicherà la storia dei motori di ricerca, ha avuto successo l'ultimo, Google. Quando Google è entrato ormai erano morti, nessuno voleva metterci più una lira nei motori di ricerca, non erano monetizzabili. È arrivato Google e ce l'ha fatta. Forse sarà così, o forse sarà diverso, sarà il primo, non lo so, non si sa. Allora, gli investimenti. La prima fase di investimenti sarà quella, andremo a proporvi, di investire qualcosina, 1000 euro, 100 euro, 2000 euro, poi si vedrà, nel progetto. Quindi una specie di pre-ICO a un prezzo scontato, come vi accennavo prima. Quindi appena vanno sul mercato potreste venderli
ha un vantaggio, ha un, con un guadagno. E questo serve, sto parlando di pochi relativamente soldi, per far crescere la community in maniera non più organica ma spinta, per arrivare ai 10, 20, 30, 50 mila host. Per quello c'è poco da fare. Se lo facciamo organicamente, a febbraio prossimo siamo ancora qua. Se ci mettiamo qualche decina di migliaia di euro, io ho in testa 100.000, ma l'ho buttata veramente lì, allora possiamo darli a qualche agenzia di marketing e cominciare a spingere tutto là, insomma. Quindi ci sarà una fase, probabilmente tra poco, forse ad aprile, nella quale potrete, se vorrete, metterci i vostri 1.000 euro, insomma, tutto qua. Oppure, come dicevo, partnership con altre DAO, investitori tradizionali o la ICO. Okay. La ICO, che vi ripeto, è la più grossa in assoluto, ma è anche un po' la più rischiosa, per cui si vedrà, okay, è presto. Sicuramente vorrei arrivare a quella nella quale mettete i 100 euro, i 1000 euro, quello che volete, e si parte, insomma, quella è una fase probabilmente necessaria. Anche perché se riusciamo a raccogliere 100.000 euro, andare poi da altri investitori, o andare con la ICO e dire che c'è un network che ci ha messo non solo l'interesse, ma anche ci ha messo i soldi, dà una credibilità fortissima nel mondo degli investitori. Al progetto. Al progetto, sì, sì. Perché tante ICO hanno, fino all'anno scorso ICO erano appunto sito e PDF, quest'anno già la gente vuole vedere un po' di software, ok? E l'anno, cioè, più avanti quest'anno probabilmente bisognerà fare delle software credenziali. Io credo che un net, una community bella folta che ci ha messo anche dei soldi, dà un messaggio di credibilità molto alto. Ecco. Allora, una difficoltà da affrontare, questa me l'ha consigliata qualcuno in Facebook, cioè quali possono essere le problematiche. Allora, soprattutto il software in questa fase. Il software non è pronto, la blockchain non è pronta, si vi raccontano di blockchain pronte a fare cose fantastiche, non credete, siamo ben lontani da quello. Problema immenso la governance. Ho detto che voglio che diventi decentralizzata, però al momento decido io, poi pian piano forse faremo un gruppo e decideremo in 10, okay? Ma la vera governance dove tutti decidono è lontana, perché non esistono sistemi ancora provati, quindi sarà difficile trovare l'equilibrio fra il capitano della barca che dice di là e la democrazia che può permettersi anche degli sbandamenti. Dobbiamo trovare un equilibrio. La governance, che è un concetto di base, è un problema irrisolto da chiunque in questa fase. Se avete sentito il Bitcoin, i problemi che può aver avuto nel decidere di velocizzare le transazioni, eccetera, è un problema di governance. Nessuno è in grado di dire adesso si fa così, ha dovuto aspettare il consenso. Okay? L'eccesso di speculazione, come è successo a Bitcoin, entrano tutti perché sono convinti che l'euro diventerà 10 e escono subito perché vogliono prendere i 10. Creare una community di host che poi andranno a utilizzare il software e prendono prenotazioni e l'hanno creato, rende la speculazione meno rischiosa, perché una buona parte sarà gente del settore, okay, che crede a lungo termine. Okay. Altro problema molto grosso, gli aspetti legali su ICO token, mai accennato IRPEF, IVA, eccetera, ma non, ora che arrivano loro a farti le leggi su questo, siamo non in nero, ma siamo in grigio per anni, perché se aspetti, o ti fermi o comunque operi e speri in Dio, in un certo senso. Per cui le ICO, lo stesso Bitcoin, al momento se tu tiri fuori Bitcoin, paghi le tasse o non paghi le tasse, sono mille interpretazioni, okay? E Bitcoin è la prima cosa che dovrebbero regolarizzare. Per questo molti fanno le fondazioni in Svizzera, che sta cercando di diventare la Crypto Valley del mondo, e fa una, perché gli svizzeri con i soldi ci sanno fare, hanno colto l'opportunità, e forse bisognerà fare una cosa del genere. Anche noi. Andiamo forse anche noi in Svizzera. Beh, Ethereum è basato in Svizzera, quella fondazione. Tanto è decentralizzato, non devi andare a città a fare l'idea. Potrebbe essere, non so. E l'acquisizione clienti è il problema finale grosso. È facile relativamente convincere gli host che ha senso provare a caricare l'appartamento, tanto 10 minuti, ma i guest come li porti? È un problema molto grosso. Ho delle idee, ma non mi illudo che basta il fatto che sia cripto, che sia cool, che costi 10% in meno, eccetera. Il guest è fidelizzato in maniera molto forte da Booking e Airbnb. Forse allora la scelta di ricevere dei super host,
è una delle aspiri che poi... Ho 4-5 strategie che poi andremo a discutere, tutte che porteranno un 5% in più, 10% di clienti. Non c'è una soluzione che porta a tutto. No, no, tutto una cosa. Sì. Sei partito da quando in Siberia per fare un Airbnb e poi è venuto fuori Airbnb. Esatto. Ora ha partito un po' la blockchain, eccetera, eccetera. Sì. Però rispetto a quando stai in Siberia, sì. Cioè che anni hai in più per metterti a competere, per metterci a competere con Airbnb, con le opere, cioè, sì. Ho capito la blockchain, sì. Le cripto, però alla fine trovare i guest, ci troveremo sempre in un mercato dove dovremmo competere con Airbnb. Capisco le potenzialità delle blockchain, però... Allora... la tua domanda è come cosa abbiamo rispetto al Airbnb o Booking per scalzarli? L'idea. Aspetta che vedo se l'avevo messa sta cosa o no. Ah sì, ce l'ho nella prossima slide. Ok, è prevista perché... Dimmi se vado troppo avanti, ma dovremmo fare abbastanza veloce, insomma. Allora, se vi piace l'idea, va via la piantina, vai, piantina, come partecipare? Prima cosa, assolutamente capire, perché se non capite andate in giro a parlarne e poi vi smontano in due minuti, ok? Quindi c'è un po' di sforzo da fare nel capire il progetto. Poi aiutate discutendo ogni singola cosa, per esempio come trovare i clienti. Io ho delle proposte, ma le vado discusse. Quindi essere online e discutere assieme su queste cose, ok? Dateci un po' di tempo. Poi condividere, cioè anche già adesso condividere il progetto, se l'avete capito, per aumentare la community, per farla diventare più grande, ok? Poi collaborare un po' più avanti, metteremo in piedi dei progetti di collaborazione, dando una mano in maniera molto concreta sul far crescere non solo la community, ma anche c'è chi mi ha proposto già di programmare, ho già un programmatore che vuole essere pagato in trips per fare la cosa, ok? Quindi aiutarci a creare proprio il progetto. E poi più avanti, possibilità, questo non è uno step, non sono step da fare fino alla fine, sono da fare mischiati. Se arrivate al punto di credere nel progetto sufficiente, potete anche investire, potete rimanere nel progetto Trips anche solo semplicemente in attesa che sia pronto per caricarci l'appartamento. Basta, già quello è preziosissimo. Portate un appartamento, 10 appartamenti. Okay? Non ci sarà quindi il momento finale in cui vi ho convinti e adesso dovete tirare fuori 1000 euro. Non ci sarà. Ci sarà un certo momento... Decideremo assieme quanto raccogliere e chi vuole dice guarda io li voglio mettere e li metto, chi non vuole resta dentro alla pari degli altri, okay? Questo è molto importante da capire, non c'è la vendita finale del progetto. Però chi investe deve essere diciamo tra virgolette premiato rispetto a chi non investe. Allora chi investe deve essere premiato, chi investe in tempo denaro, perché il risultato è sempre avere dei trips, è premiato dal fatto che se poi vanno sul mercato e salgono, hanno un valore superiore ed è punito se invece non succede. L'investitore ha un rischio più alto di chi non investe. Però rispetto a chi rimane fermo immobile. Che è fermo, rischia meno e ottiene meno. Esatto. Come sempre. Insomma. Ora, il problema dell'acquisizione clienti mi sto cervellando da mesi perché mi rendo conto in maniera chiarissima che non è. Le altre ICO hanno già risolto il problema. Siccome costa meno, non ci sono commissioni, avremo tutti i clienti del mondo, ma dove? Ma dove? Clienti fidelizzati che devono fare le ferie e per un 10% di meno rischiano un portale nuovo, e rischiano di fregarsi la vacanza, esiste. Ci sarà sicuramente qualcuno, 5% di quelli sensibili al prezzo, che vogliono rischiare, ma una piccola parte. Allora, io l'ho visualizzata al momento così, spero vengano fuori altre idee perché probabilmente non sono sufficienti. Ok, allora intanto c'è questo mercato di chi vuole pagare in cripto che, ripeto, secondo me crescerà in maniera esponenziale. Ok, si fermerà forse per un anno se adesso i prezzi delle cripto si bloccano, però c'è già una demografica di persone che vogliono pagare in cripto e non vogliono pagare in euro. Ok, se gli proponi un portale attrattivo con un numero di annunci sufficiente e una credibilità sufficiente, loro pagano in cripto. Io farei così. Ed è la scommessa sulla quale si basa CryptoClips. Okay? Poi un'altra cosa che noi abbiamo, Airbnb non ha, o anzi ci sottrae, è il cliente che è già venuto da noi. Noi glielo ridiamo al mittente del Airbnb e non ci facciamo nessun tipo di azione.
qui magari Antonio, che è esperto, ci potrà dare una mano se poi vuole partecipare al progetto. Cioè, noi abbiamo incontrato il cliente, l'abbiamo teoricamente trattato bene, si è trovato bene, e quello mi ritorna via Airbnb. No. È un suicidio. No, c'è chi lo fa, ho capito. Tu riesci a averlo direttamente, sì. Però fai delle azioni, no? Tanti non le fanno perché sono scomode, non bisogna provarle, eccetera. Noi possiamo semplificare il ritorno del cliente che è venuto da noi, sia a noi sia ad altri host del network, con delle azioni automatizzate, in modo che non dobbiamo inventarci qualcosa, ma lo fa il sistema. I clienti che sono entrati da Airbnb o Booking, farli entrare in Trips, ok? O se preferite nel vostro sito, però nel sito io prevedo già che ci sia il link al vostro sito, perché non ha bisogno questa piattaforma di tenere i clienti. Se vuole tornare da te direttamente va benissimo, cioè va bene. Quindi abbiamo in entrata una serie di clienti che possiamo cercare di far tornare direttamente la prossima volta. Direttamente? Prima che prenotano un po' così. Ti bruci l'account del B&B, insomma. Poi ho avuto un'altra idea, che è quella di dire, una volta che noi abbiamo ricevuto prenotazioni da Trips, ok, e ci siamo resi conto che riusciamo a farci un 5% in più, un 10% in più, comunque ci piace di più, preferiamo che arrivino in Trips, possiamo cominciare a pensare e dire, ma allora forse è meglio che diamo priorità a Trips. E per esempio potremmo dire, vabbè, i prossimi 3 mesi devo riempirmi, mi butto in Booking, Airbnb e anche Trips. Ma da maggio in poi, ad oggi è il 5 di febbraio, dal 5 di maggio in poi sono solo in Trips, ok? E ogni giorno si sposta di un giorno. Come? Chiudi calendario. C'è una funzionalità dove tu puoi, ovviamente in maniera opzionale, dire provo a spingere Trips, apro Airbnb, apro Booking fino al 5 di maggio, dal 6 di maggio in poi solo Trips. Domani è 6, si apre al 6 di maggio anche nel Airbnb e Booking. Sperando che alcuni clienti, facendoci ovviamente una campagna di marketing, arrivando a questi clienti, se no non ti prenotano, si rendono conto che se vogliono prenotare il tuo appartamento oggi per luglio, o aspettano, o vengono in Trips. Ok? Tu potrai regolare questa cosa a un anno, a 6 mesi, poi se ti piace a una settimana, è una funzione che si dà e il cliente poi, scusate, l'host decide. Questa è un'altra idea che è un po' quella coercitiva, ti dico, tu vuoi prenotare il mio appartamento, è mio, passi per il canale che voglio io, è ovvio che se tu lo fai da domani mattina a portale appena lanciato e blocchi da 8, apri una settimana sola e poi blocchi, ti dai la zappa sui piedi. Che ci vogliono infatti tutte le argomentazioni, questa è la più convincente. Ti piace? Fa piacere. Come lo fanno a saperlo? Uno col marketing, come Booking punta tutta la sua strategia di marketing sulla cancellazione gratuita, sì. Ripeto, il mio suggerimento è che Trips punti tutto sulle proprietà in esclusiva, cioè l'esclusiva. La relazione sull'appartamento ce l'hai solo tramite il nostro contatto. Ecco, come lo comunichi? Ti piace? Bene, allora come lo comunichi? Lo comunichi? Sì. Secondo me è anche il fatto di... Però di zero obbligare. Zero condizione, quando mettono le date, no? Da LAL, sì. Sono in Google, esce prezzo, commissione, avendo condizioni zero. Ho dimenticato i prezzi bassi. No. Mi sa che li ho tolti. Questa è molto. L'ho dimenticata, ma è la prima che viene in mente. No, hai ragione. Allora, io la visualizzo così. Guarda, prima rispondo a come li informiamo. Uno, informa i clienti che sono già venuti, dice guarda, torna la Trips che abbiamo l'esclusiva per le date lontane. Due, marketing, che facciamo come networking. Tre, c'è chi poi non trova, va in Google e vede Trips, Airbnb e Booking, vede che Trips è libero. E Trips ha scritto che abbiamo l'esclusiva per queste date, ok? Poi tu, no, allora, cosa? Bellissima. E io non credo nelle zero commissioni perché ci servono i soldi per il marketing, ok? Sto pensando a un 3-5% di commissione, poi andrà valutato. In tutti gli altri ICO è zero commissioni, e quindi chi gli fa il marketing? Nessuno. Noi, ogni prenotazione che ci arriva, un po' in automatico andrà al team di marketing che spingerà, ok? Non solo,
daremo anche dei token al cliente di cambio, in modo che questo si trova dei token, e man mano che viaggia con noi, fidelizzi. Come i punti della Conad, nulla di nuovo. Bello, mi piace. E in più questo token non vale un token, vale un euro 10, 80 centesimi, 3 euro. Voi dovete, quando vi vengono in mano le criptovalute, non avete idea del processo psicologico. Cioè, cominciate a guardarle ogni giorno, ok? Quindi si entra in questo tunnel. Poi i prezzi, sì, se noi facciamo che la commissione è il 5% e calcoliamo che le commissioni medie dei portali sono il 15%, c'è un 10% sul tavolo. Vabbè, vero, ok. Quel 10% come lo spendiamo? Possiamo spenderlo con un 5% di sconto al cliente e un 5% di margine in più al proprietario. A quel punto, quando il cliente entra, gli farei vedere che in questo appartamento, anche nel B&B, anche in Booking, io ci metterei anche i link. Fateli a vedere, fatti vedere i prezzi e fatti vedere anche le recensioni. E poi torna qui a prenotare. E ti dico che stai risparmiando 80 euro. Te lo scrivo, te lo calcolo. Okay? Se è fattibile o come, non lo so. Quindi questo è un altro. Beh, si deciderà, forse la cosa più semplice è mettere una fee solo al guest del 3% o al 5%, che è poi uguale a quella di Airbnb, ma poi si vedrà, insomma, sono giochi di marketing che poi faremo decidere alle persone brave. E poi aspetto virale, perché è particolarmente cool, eccetera, eccetera, poi si vedrà. Il virale non lo puoi prevedere, forse parte, forse no. Ma questa cosa non potrebbe usare una reazione da parte delle OTA, magari denunciando Trips per concorrenza sleale? Allora, la domanda è se si può creare una reazione da parte delle OTA. Sicuramente, se le cose diventano grandi, ma non Trips, tutto l'ecosistema, le OTA dovranno reagire, ok? Come le banche stanno iniziando a reagire contro il Bitcoin. Ci sarà una guerra, dichiarata o meno, ci denunceranno per concorrenza sleale? Se ci sono gli estremi lo faranno. Se non ci sono gli estremi, lo faranno lo stesso. Ma che non ci lascia solo, perché lo zaino te ne vai. D'altra parte, sì, ci sarà una guerra, però bisogna vedere. Abbiamo il diritto noi di mettere noi host, i nostri appartamenti in un portale? Rentals in Angus. Sì. Io ho messo un appartamento a settembre e ho letto, poi mi sono resa conto, hanno scritto chiaramente che tu devi mettere lo stesso prezzo su tutti i siti. Se tu metti un prezzo diverso, non so, su Agoda lo metti più alto, su Airbnb lo metti più basso, cioè sei comunque. Ma questa mia è nuova, cioè tu stai dicendo che Rentals United ti dice di mettere lo stesso prezzo in tutti i siti. Sì. C'era la price. Sì, ma non penso sia una legge. Una questione proprio di. Guarda, Booking aveva la best price guarantee e obbligava i gli alberghi e non a vendere a meno in altre piattaforme, ma è stata resa illegale in Europa almeno. Per cui, ma possiede tutto, fanno lobby, fanno la legge che è vietato il portale decentralizzato, cioè non si sa, ok? O fanno che le criptovalute sono completamente illegali. Dimmi. Ma un contatto diretto oppure si potrebbe forse avere più clienti? Diretto, cioè cliente host? Moderno, sì. Sì. Ma la puoi tirare anche fuori, guarda. Tu dici il contatto diretto potrebbe portare più clienti. A Firenze qualcuno mi ha detto magari tornassimo ai tempi di HomeAway dove potrei avere contatto diretto. Ci sarà il telefono, ci sarà la mail, potete uscire da Trips come volete. Poi non lo so se avete notato che su Google per chi ha gli appartamenti su Booking e associa l'appartamento al numero di telefono. Se Trips dovesse diventare il portale dove tutti i clienti trovano l'appartamento e poi chiamano il telefono, fanno via mail e questo funziona, andrebbe bene lo stesso, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, no? Non funzionerebbe probabilmente il token, quindi non ci sarebbe rivalutazione, eccetera, ma l'obiettivo è raggiunto. No, se magari si, avendo il suo contatto diretto, comunque uno fa passare il cliente del Trips, in modo comunque di far crescere. Ah, sì, si può anche, se hai il diretto, se poi Trips come piattaforma ti semplifica, perché il problema della diretta oggi è organizzarsi per questi pagamenti, gli arrivi, eccetera, eccetera. Si fa, diceva, va in Trips, che è tutto un po' come Booking o Airbnb, falla lì. Sì, fa un comunque a breve, magari Airbnb rimane un po' di fuori, non capisco come hanno fatto a prendere Google a prendere i dati dai proprietari Booking. Forse, non lo so, hanno Google, ha visto
nei business place, non l'ha preso da booking, ma l'ha preso, ha fatto dei matching. Quella cosa dei dati su Google, lo fai tu la scheda su Google, quindi anche il sistema del KML, praticamente Booking, quindi in realtà al contrario. Booking in qualche modo riesce a arrivare al telefono. Nel senso, presentare un accordo con Booking, non è accordo. Ma tanto ora c'è il codice del comune di Roma. Sì, sì. Sì, comunque ci arriva. E tra l'altro, se tutto dovesse cadere perché Airbnb e Booking decidono di fare un misura del 3%, va bene, non avremmo neanche più, abbiamo ottenuto l'obiettivo di regolarizzare un po' questa cosa, di bilanciare. Al momento non c'è alternativa, è questo che li rende così aggressivi. Ma secondo me, noi stiamo cercando di vedere, poi spero, perché secondo me è una domanda, nel senso che il turismo, se tu dico ti rende quando va a Tiberia, bene, sì, sì, sta al 5% praticamente come commissione, okay. Che oggi sta succedendo tutte le keyword, nel senso che il mercato turistico è un po', se non sbaglio, dopo quello finanziario, quello più competitivo al mondo, ecco, il turismo molto, molto liquido, sì. Molto stazione quello, e quindi diciamo le tecniche che si usano su quello poi si vanno lì. E tu mi risulti queste cose qui. Tu non hai a costo attenzione ai clienti in qualsiasi tipo di settore, dall'info marketing a sta salendo in maniera vertiginosa perché ovviamente strumenti nuovi ormai ti manca la casalina di poker, quindi sì. Come tu lì quello di un sproveduto per il nuovo ultimino mettendo un replier e il costo attenzione ai clienti si sale, sì. Quindi secondo me questo noi stiamo detto, il problema è quello che ha i clienti oggi costano troppo, ma è troppo intermediario a mio avviso, senza troppo. Però in realtà ha permesso anche a soggetti che non hanno strutturato il marketing, perché la gente in marketing non sa manco che si chiede la marketing, realmente del marketing, cioè il posizionamento, l'aiuto, quello che vogliamo dire, e hanno preso il mercato. Quindi secondo me è un consiglio che volevo darti, è pure cercare di premiare quelli che lavorano, non so come dirti, però nel senso quelli professionalizzati in termini di che quando sto lavorando bene, perché tanto secondo me il problema vero, in realtà, che poi diciamo tanto per la linea di cortinelli, è gente che si butta col paracadute, che non c'è occupazione, si butta al paracadute. Sì. E non sì, mi puoi avere più che buchi mi costa 18. Sì. Perché io vado con dirigente sotto la Roma, pum, 50 euro. Sì, sì, sì. Tu stai dicendo c'è un costo di acquisizione clienti molto alto, che è troppo alto anche per noi. Come reagiamo? La mia idea è quella, noi non possiamo permetterci di mandare clienti a proprietari che non sanno lavorare, perché ti costa il cliente. Dei prezzi assurdi, il cliente va, si trova male ed è già marketing negativo. Io non vedo altre soluzioni se non fare una cosa ristretta all'invito a persone che la sanno lavorare. C'è tutto un aspetto che è stato considerato, che il booking è vero, ti faccio io, però l'assistenza H24 c'è un problema, e vai, questo non sta arrivando, cioè, nel senso che ti danno un nuovo strumento. Secondo me il problema non è soltanto il booking engine, comunque questo da quello si va a mettere in mezzo con il booking engine, essenzialmente tra voi tra domanda e offerta, oppure tutto altro. L'elemento da aggiungere, che sì, secondo me va preso in forte considerazione, sì, per i come host. A me sembra una lezione da Zimbabwe, non so questo chi è. Sì, sì, sì. E il conto è che chiama, guarda, la carta non funziona, faccio così, è come nel post delle banche. La banca è bruttissima il post, però sì, c'è una carta di credito che non mi ricorda. Servizio anteriore, signore, che succede? Perché ovviamente la carta di credito è penale. Sì, sì, sì. Bisogna anche considerare, secondo me, il customer care. Customer care. Non è customer care, che quando vedo diversi informatico pure io, noi siamo su quel giochino, sì, siamo dei figli, perché possiamo creare, manipoliamo e facciamo. Sì. Purtroppo, quando l'economia è reale, esiste la lentezza delle cose, che sono fatto un esempio, io sono riso, dove la mettere la vita della cassetta con Bitcoin, con la banca. Perché sì, purtroppo, per quanto possiamo prescindere, la decisione è un elemento fondamentale. Sì. Quindi, secondo me bisogna, questo è secondo me, come ho detto, la loro unica cosa è per i soldi, ma io scappavo, in parte saranno questo, perché se riesco una debba di un'app ad importare, chi ci vuole fa un front-end, andai sopra, prendi 4-20 anni da 2000 euro l'una e vanno su un mock-up, quindi secondo me in realtà il loro business, detto bene tu prima, quello che ne sei soldi, è di andasse, io come l'ho vista da esterno. Ok, sì, comunque tu poni un problema che è la gestione anche delle problematiche. Noi stiamo atto focalizzando sullo strumento marketing, che sì, è bellissimo, è il futuro, sì, quello. Però mancano dei pezzi come nostri, se fosse una struttura preghiera, tu mi dici di esclusiva sui calendari, io proprio il 20% del mese d'affitto per darti un attimo esclusiva, appena passo praticamente a disponibile sul booking, vai giù nel ranking,
e i mercati saldi con cui noi parliamo in realtà, Roma, come tu dici, io ti esclusivo, ma di che? Sono che la mia parte, c'è un problema di domanda e offerta, c'è qui il problema, sì, 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 è che noi stiamo completamente prendendo e scendendo il settore reale del turismo, dove c'è una DR che sta facendo un po' così giù, parli con dei remi, tu qui dici, c'è anche con dei remi, gente che sta sul mercato e prende camere tutti i giorni. Ok, io non ho il consiglio che ti do con spassionato, nel senso che hai parlato e con noi, però devi capire che secondo me la DR è stata giù, quindi tu trovi situation fantastiche, poi adesso hai BB ancora a prendersi, come si chiama quello stato, il lusso, la lusso che è esatto, perché sta cercando di capire, ce l'ha fatto a Roma, dei fattori di casa vacanze, appena a costo dell'affitto, ormai locazione turistica, e locazione 4x4 è quasi liberata, quindi c'è quasi più margine. Quindi bisogna anche prendere quello e capire, io non sono Augusto, sono soltanto sì, sì, chiaramente. Guarda che occhio, qui manco in mezzo a tutto questo discorso, mancano, io ne capisco poco, però dico, per strategia di marketing, fidelizzazione ai nostri clienti, è il direct marketing, nel senso che, cioè, scusami, clienti, allora difficile, il consiglio che ti do è proprio quello, è proprio capire come presenta il cliente, entrano dentro i soldi, uno di loro facciamo subito i tips, non subito valore, perché comunque alla fine lo so di vedere quelli che fanno valore, e poi se i clienti, a me mi interessa come nostro, mi interessa in maniera prenotazione da 5 al 20 maggio 200 euro a notte, e adesso è figo, ma è secondario, perché non ci trovo che potesse dire come nostro, come momento di darti questo punto di vista, che poi quello che tu, vabbè, ce l'hai voi. Però è proprio questo, cioè, ma il problema è che per la polizia nessuno poi quelli che già stanno protestando, quindi non capiamo niente. Non sentono. Ponevi, diciamo, in maniera molto sintetica, non è stato affrontato qui il problema di come. Non saprei sintetizzarla, però è stata un po' lunga. Il problema è di mettere due parole. Nel senso che qui il discorso è che noi stiamo come se stessimo ragionando. Chiamiamo l'IER, l'IER che c'è fra guest e host praticamente tutto quello del backend tecnico, nel senso che prima deve essere un po' centralizzato e non si fa tutto distribuito, però è tutto il prezzo prima, cioè l'ospite a me, tramite Tips, quindi Tips come intercetta l'utente, oggi va su Booking, va su Google, e la figata di Booking per me riuscita a fare un posizionamento tramite Tips. Ma sintetizzando, qual è il problema che abbiamo dimenticato? Tips come tra clienti. Ok. Quindi la domanda è come fa Tips tra i clienti? Noi abbiamo proposto qui alcune soluzioni, evidentemente ne mancano, perché l'ho detto all'inizio, che ne vengano fuori altre, tu ne stai proponendo un'altra. Questo è un problema irrisolto. È proprio questo, è un problema che è fondamentale. Ti fa tutto il giochino. Questo potrebbe, è un problema che può farsi per sintetizzare, questo sia un po' sentire comune. È il senso che c'è un'inflazione del mercato, dell'offerta. Esattamente. E questa porta con sé anche una dequalificazione dell'offerta. Bravissimo. C'è una risposta tramite Tips. C'è troppa gente nel settore e l'offerta scala un po'. Una delle proposte è quella di limitare a chi lavora bene la presenza in Trips. Quindi comunicare al mercato che hai Airbnb che sono dentro tutti, cani e porci, lo dico in maniera molto chiara, gente che non sa lavorare, ci ha cancellato un castello il giorno prima per fare il castello in Toscana, 15 persone in arrivo, il giorno prima ci ha cancellato, ok? Ma perché è arrivata la polizia, non aveva le carte in regola, ok? Abbiamo ripiegato in un'altra parte. Dall'altra c'è Trips che dice no, solo chi sa lavorare, che ha seguito un certo percorso, chi non sa lavorare imparerà. Danilo Beltrante consigliava di fare delle formazioni gratuite, obbligatorie, non lo so. Quello può essere un forte punto di tipo. La certificazione, sì, giudice certificazione, sì. Adesso si può discutere tanti aspetti, ma di base questo è il concetto. Come facciamo? Io sono assolutamente orientato a dire partiamo in pochi e partiamo bravi, perché non possiamo permetterci di far entrare tutti. Altri dicono di no, sono aperto alla discussione, insomma. Basta, il confronto, appunto, la prossima era questa. Cioè, andiamo aperto o su invito? Mettiamo degli standard minimi? Come acquisiamo i clienti, si è accennato prima, prendiamo solo chi è in regola, se questa cosa è fattibile o meno non lo so, Danilo dice di no perché dice che la legge non è chiara, quindi comincia a fare differenze strane. La legge adesso comincia ad essere. Vabbè, poi ogni regione le sue, eccetera. Quindi c'è un confronto da fare. Basta, scusate, volevo proprio finire così, adesso basta.
Ok, se avete domande e risposte abbiamo tempo ancora, siete stanchi. Siamo in assenza parole. Domande a chiunque, no? Domande. Io aspetto ancora una risposta. Scusami, ripetimi il token. La stabilità. La stabilità. Allora, tu stai mettendo sul piatto un problema delle criptovalute che è la volatilità. Non c'è soluzione della volatilità finché non diventano molto molto grandi, ok? Nessuna criptovaluta ha stabilità. L'unico modo è la conversione in maniera immediata da fiat a token, da token a fiat, cioè togliere il rischio agli utenti, agli guest e agli host, e o assumerselo come piattaforma oppure semplicemente trasformarlo subito, cioè fare entro euro, trasforma in trips, subito trasforma in euro. Non so spiegarti perché è necessaria questa cosa, ma tu hai preso 1.000 euro, dopo un minuto sono 1.000 euro, uccise la volatilità, certo. Non si risolve altrimenti al momento, tra qualche anno forse la volatilità sarà molto più bassa, sì. E quindi non è più un problema. Altre domande, ragazzi? Prossimi passi della prima. Qui ci sono 50 persone, però siamo tutti convinti. Prossimo passo, adesso a Milano un altro incontro, questa settimana lancio il tavolo di lavoro online. Divideremo per argomenti e ognuno, chi vorrà in maniera ancora permissionless, entrerà in ogni canale e discuterà assieme agli altri della specifica problematica, tipo il calendario. Questo è il prossimo passo, brevissimo questa settimana. Una domanda, spero che interessi tutti su questo. La mia esperienza, penso sia abbastanza condivisa, dei gruppi di lavoro su Facebook è che spesso sono inquinati da incapaci, che paradossalmente quanto più sono incapaci tanto più parlano. Alla fine la gente presa la stanchezza si stacca e quelli capaci non scrivono più perché sì. Devono sempre stare a rispondere delle sì, sì, sì. C'è una risposta del genere o si è già organizzato qualche cosa, si è già concepito perlomeno per dare una sorta di ponderazione a chi è più capace, gli si dà un po' più di peso e viceversa. Allora, tu dici che insomma, i gruppi Facebook tendono un po' a andare all'inizio no, però man mano a sbarcare perché i più ignoranti non ne parlano alta, la voce più alta. E intanto non andiamo in Facebook e si usano dei software dedicati, tu entri solo se vieni a discutere, questo però non risolve il problema. E no, onestamente devo ancora pensare a questo aspetto, forse possiamo provarci e vedere come va. Moderazione, probabilmente moderazione, a un certo punto ci saranno per ogni canale dei moderatori che avranno privilegio in più di ammutolire o far sparire chi veramente è visto che il sistema è distribuito anche se Annalisa dice una cosa io dico ok bella, lui dice ok bella, allora la tua voce conta sì. Un po' di più se si dice qualcosa di meno valido la tua voce non lo so. Beh, a questo livello no, però sicuramente chi viene dentro e fa il troll avrà eliminato. Il mio incoraggiamento, ma la mia esperienza in tanti gruppi, tante volte dove ho partecipato fisicamente o virtualmente, e c'è questo inquinamento mentale degli incapaci. Sì. Che ti viene, ci potranno essere dei gruppi dove solo chi ha investito tempo o denaro, quindi ha dei trips, potrà parlare, come nei forum. Io il modo migliore per discutere lo trovo che sia ancora il forum vecchio stile. PHPBB, cioè, perché da Facebook in poi si è sputtanato tutto e perché non è concentrato, non ti fa discutere, ti fa pubblicare pubblicità, è concepito per portarti fuori, ok? Però quel software lì non è adatto, c'è un nuovo software, si chiama Discord, che è un po' come Slack, che è più adatto, si potrebbero fare dei livelli in base al, appunto per quello il token hanno un valore anche come misurazione oggettiva della contribuzione. Ma i vecchi forum... Semplicemente. Non vanno bene quei forum là, non vanno tecnicamente bene. Io li amo, ne avevo tanti che gestivo, sono i migliori, incoraggiano la discussione lunga, sì. Ponderata, i messaggi rimangono, sono linkabili. Sì. Sì, ci si può provare, perché io li conosco, anche non sono mobili, però anche che non sono mobili forse è un vantaggio. Scrivi quando sei a casa al computer, mi stai scrivendo in giro al tram, per forza scrivi stupidate, no? Quindi sono aperto. Ma io non scriverei mai più allora. Per quello è il problema, che ormai è tutto mobile, pare che il mobile ha abbassato il livello di... è assurda. Sì, però per chi viaggia molto in treno, per dire... Ti porti un portatile, preso un chilo, no? Noi abbiamo 1000 trips. Ce l'ho. Si discuterà, dai. È un
Grazie a tutti allora. Grazie.